C'è chi i playoff se li sente già in tasca come il Sassuolo, come il Livorno, c'è chi i playoff li deve probabilmente ancora conquistare come appunto il Sassuolo. Di certo questo pomeriggio a Modena per Sassuolo-Livorno si gioca per andare ai playoff e poi sognando il traguardo più grande, la Serie A, ma prima bisogna conquistare punti nel pomeriggio afoso del Braglia, prima bisogna fare sul serio questo pomeriggio. Buon pomeriggio allora da Paolo Ciarravano, Sassuolo contro Livorno, una partita che può dire molto per il Livorno, forse tutto addirittura per il Sassuolo. Si affrontano quelle, le due squadre che in questo momento di fatto aprono e chiudono la zona playoff in classifica. Livorno è terzo con 62 punti, poi Brescia 61, Empoli 60 e appunto il Sassuolo con 59 punti a chiudere quella che al momento sarebbe la zona playoff. Il Livorno teoricamente potrebbe anche accontentarsi di un punto, ma anche tenere la posizione, è una delle priorità della squadra di Acori in questo pomeriggio, quindi tenere il terzo posto per avere una griglia migliore negli accoppiamenti dei playoff, e quindi allora il Livorno da questo punto di vista non può fare troppi calcoli. Di certo troppi calcoli non li può fare il Sassuolo, perché un punto la esporrebbe la squadra di Mandorlini a rischio aggancio da parte del Grosseto, che infatti ha solo due punti sotto a quota 57. Grosseto che giocherà il posticipo di lunedì contro il Brescia, e poi attenzione anche alla Triestina che con 56 punti è a 3 punti dal Sassuolo, ha saputo far male, l'abbiamo visto la scorsa settimana proprio al Livorno, l'avversario del Sassuolo di questo pomeriggio, magari con una prestazione anche un po' fortunata negli episodi o soprattutto sfortunata per quanto riguarda il Livorno, ma di certo il Sassuolo deve anche guardarsi alle spalle, deve anche guardarsi da Grosseto e Triestina. Anche per questo Sassuolo-Livorno potrebbe essere una partita molto spettacolare, dove entrambe le squadre hanno motivi per giocare per un solo risultato, per giocare per la vittoria. Ripetiamo, a Livorno potrebbe anche andare bene un punto per rimanere in zona playoff, ma Livorno vuole difendere il terzo posto e allora un punto potrebbe non bastare perché il Brescia è solo un punto dietro, almeno prima di questa giornata di campionato. Livorno di punti ne ha 62, il Brescia di punti ne ha 61, una grande partita almeno nelle attese, nelle previsioni della vigilia. Ci auguriamo che sarà così, che dal punto di vista spettacolare possa essere degna della partita d'andata dove il Livorno vinse per 3-2 con un gol al quarto minuto di recupero di Tavano al termine di una partita davvero strepitosa, con un doppio vantaggio del Livorno, poi il Sassuolo capace di portarsi in parità di nuovo in equilibrio sul 2-2 e poi appunto il gol di Tavano a 4 minuti dalla fine. Sono due squadre, Sassuolo e Livorno, che vengono entrambe da una sconfitta che hanno lasciato davvero l'amaro in bocca anche per come sono maturate. Il Livorno ha perso contro la Triestina grazie al gol di Antonelli, grazie tra virgolette naturalmente in chiave Livorno, ma tante occasioni per Tavano, che ora vedete inquadrato, e anche i suoi compagni per addrizzare la situazione contro la Triestina, tante occasioni però fallite per un soffio. E allora è stata una settimana difficile quella del Livorno, anche con tanto di contestazione all'indirizzo di un allenatore che ha traballato, almeno così dicevano le indiscrezioni di questa settimana, anche delle settimane precedenti, almeno così dicevano gli spifferi che provenivano dallo spogliatoio. Un allenatore che forse ha traballato, ma di certo questo non è il momento di fare esperimenti. Il Livorno è a un passo dalla certezza dei playoff, è di fatto sfumato, anche se prima di questa partita ancora teoricamente e aritmeticamente possibile il sogno della promozione diretta in Serie A, ma i playoff sono comunque un obiettivo fondamentale per questa stagione, per arrivare in Serie A appunto rischiando qualcosa, passando dalla strettoia dei playoff. Ma comunque siamo in un momento determinante, decisivo della stagione del Livorno. Abbiamo detto della settimana difficile per il Livorno, una situazione abbastanza simile, parallela per il Sassuolo, che dopo 3 risultati utili consecutivi, dopo 2 vittorie e un pareggio, ha dovuto far registrare questa improvvisa frenata, la sconfitta contro l'Ancona, non era bastato il gol di Noselli, un Sassuolo in vantaggio praticamente fino a 10 minuti dalla fine, poi nel finale l'1-2 dell'Ancona, è una sconfitta che ha davvero lasciato l'amaro in bocca a Mandorlini e alla sua squadra, anche un rigore sbagliato per il Sassuolo nel finale con Magnanelli. Insomma, davvero una partita
persa in modo abbastanza rocambolesco, abbastanza incredibile, che ha un po' complicato la corsa del Sassuolo verso i playoff. Anche per questo oggi pomeriggio il Sassuolo contro il Livorno deve giocare per un solo risultato. Le formazioni delle due squadre, c'erano molti problemi di formazione per quanto riguarda il Sassuolo, soprattutto in difesa, tante le assenze, o quantomeno oltre alle assenze accertate, quelle di Rea per esempio, giocatore importante, anche delle mezze assenze, cioè dei recuperi non completi di alcuni giocatori che non sono in perfette condizioni. Diciamo appunto dell'assenza di Rea, anche quella di Piccioni, però bisogna anche considerare i recuperi parziali, dovremmo dire così, di Andreolli e Donazzan, che non a caso hanno recuperato ma proprio nelle ultime ore dai loro rispettivi infortuni, appunto non a caso partiranno dalla panchina. Questa la formazione del Sassuolo, con Bressani in porta, linea difensiva 4, una linea difensiva praticamente sperimentale per tre quarti. Manca la difesa titolare con il solo Anselmi che giocherà in mezzo, poi Consolini e Bastrini sugli esterni, Girelli in mezzo. Questa è una delle possibili variabili provate alla vigilia, provate in settimana, ma attenzione perché c'è anche l'ipotesi di Bastrini centrale con Girelli a destra e Consolini a sinistra. Questo naturalmente lo vedremo solo quando il Sassuolo scenderà in campo. Centrocampo a tre, anche qui ci sono delle novità con Salvetti, Poli e Pensalfini. La novità è dovuta a un altro problema fisico, a un altro forfè. Il problema è il polpaccio, era per Magnanelli, che si è dovuto arrendere in questa vigilia, e non a caso Magnanelli non va neppure in panchina. In attacco, a completare la formazione di Mandorlini, il terzetto composto da Noselli, Zampagna e Masucci. C'erano anche delle possibilità alla vigilia per Erpen, che invece per scelta tecnica non va neppure in panchina, preferiti Pagani e Martinetti da Mandorlini come alternative nel settore offensivo. Quindi questa è la formazione, Noselli insieme a Zampagna, e a completare il terzetto c'è Masucci. Noselli in uno straordinario momento di forma, Noselli che nelle ultime 5 partite in cui è stato impiegato ha sempre segnato, le ultime 4 consecutive non giocò contro l'Avellino ma aveva segnato anche nella partita precedente. Quindi nelle ultime 5 partite in cui è sceso in campo sempre in gol Noselli. Questo pomeriggio naturalmente non poteva non avere anche lui una maglia da titolare. Queste le scelte per quanto riguarda il Sassuolo. Forse c'erano meno dubbi di formazione per quanto riguarda il Livorno invece, ma anche qui comunque c'erano dei ballottaggi, in particolare per l'attacco, per l'uomo che avrebbe dovuto fare compagnia a Tavano nel reparto offensivo. Allora Dani Levicius, diciamo subito, è stato preferito in questa vigilia da Acori. Dani Levicius in campo dal primo minuto di gioco insieme a Tavano, partirà dalla panchina Rossini. In panchina anche Diamanti, qui forse era più prevedibile la sua esclusione. Diamanti ha avuto dei problemi fisici, un problema al piede in particolare negli ultimi tempi che lo sta un po' condizionando. Diamanti è comunque della partita e potrebbe entrare a gara in corso. Questa comunque nel dettaglio la formazione di Acori, che conferma il modulo 4-4-2 con De Lucia in porta, la difensiva 4 con Perticone, Terranova, Miglionico e Bonetto. Centrocampo anche qui a 4 con Pulzetti a destra, Loviso e Bergvold a fare coppia in mezzo e Antonio Filippini sulla sinistra. Appunto, come dicevamo, in attacco la coppia composta da Tavano e Dani Levicius. Queste le scelte dei due allenatori con queste formazioni. Allora Livorno e Sassuolo si giocheranno questa partita, probabilmente la partita più interessante dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista delle esigenze di classifica di questa giornata. Una partita che poi è anche legata all'altra partita più importante di questa giornata, forse meno dal punto di vista tecnico, più dal punto di vista della possibile festa del Parma, più dal punto di vista anche semplicemente storico, perché potrebbe regalare il ritorno dopo un anno in Serie B del Parma nella massima serie. Dicevamo, le due partite sono legate perché in teoria il Parma fa ancora la corsa sul Livorno per il secondo posto. Al Parma oggi pomeriggio con il Cittadella, sul campo del Cittadella, basterà un solo punto, basterà anche soltanto un pareggio. Se il Livorno non dovesse vincere, quindi in caso di vittoria del Sassuolo o di pareggio qui a Modena, in quel caso non ci sarebbe neppure bisogno per il Parma di fare un punto. Il Parma potrebbe essere già matematicamente, aritmeticamente in Serie A senza neppure bisogno di ottenere nemmeno un punto contro il Cittadella. Naturalmente si tratta di calcoli abbastanza teorici, è chiaro che il Parma ormai
è pronto a festeggiare questo pomeriggio, che invece questo pomeriggio il Livorno gioca soprattutto pensando ai playoff, pensando alla difesa della posizione, alla difesa del terzo posto in classifica, per avere naturalmente una griglia migliore, accoppiamenti migliori nei playoff. Appunto, dovrà guardarsi le spalle dal Brescia, che giocherà nel posticipo di lunedì contro il Grosseto. Abbiamo detto quelle che sono le formazioni, abbiamo spiegato le scelte dei due allenatori, possiamo completare il quadro con le panchine: Pinzan, Donazan, Fusani, Andreolli, Pagani, Martinetti e Filcor. Questi sono gli uomini a disposizione di Andrea Mandurlini. Abbiamo detto del problema muscolare, un problema al polpaccio che ha bloccato Magnanelli e che non fa essere il giocatore con la maglia numero 4 neppure in panchina questo pomeriggio per quanto riguarda il Sassuolo. Per quanto riguarda il Livorno, abbiamo detto del leggero problema al piede di Diamanti, Diamanti che partirà dalla panchina. Per il resto questi sono gli uomini a disposizione di Acori, Mazzoni, il secondo portiere, poi ci sono ricambi un po' in tutti i reparti, ricambi anche di un certo livello come Rosi e Galante per la difesa, giocatori che conoscono bene anche la Serie A, non soltanto la Serie B, una serie di alternative anche dal centrocampo in su con i nomi di Candreva, Diamanti, Volpe e appunto Fausto Rossini. Rossini era in ballottaggio, è stato in ballottaggio probabilmente fino alle ultime ore, diciamo così, di questa partita. Alla fine ha deciso di puntare su Daniele Vicius a Cori e allora questo pomeriggio sarà lui a fare coppia con Tavano. Ecco inquadrato intanto Diamanti, abbiamo visto effettuare un sopralluogo sul campo già 40-45 minuti prima della partita, mentre intanto entrano le squadre. In testa la terna arbitrale diretta dall'arbitro De Marco di Chiavari, gli assistenti sono De Santis e Angrisani, il quarto uomo è Gaglione. Sassuolo in maglia nero-verde, strisce verticali, la classica tenuta casalinga, invece in completo da trasferta, maglia e pantaloncini e calzettoni bianchi con bordature, numerazione amaranto per il Livorno. Eccolo inquadrato Acori, una settimana difficile per lui, una contestazione da parte dei tifosi, anche se poi forse è più giusto parlare di confronto, almeno quello che c'è stato in settimana a margine degli allenamenti del Livorno. I giocatori hanno promesso il massimo impegno in questo finale di stagione per centrare prima l'obiettivo playoff e poi quello più grande, l'unico vero grande obiettivo di questa stagione per la squadra del presidente Spinelli, presente tra l'altro questo pomeriggio a Modena, e cioè il ritorno in Serie A. Sono presenti almeno 500 tifosi del Livorno, sono soprattutto nel settore ospiti, ma c'è qualcuno anche in tribuna, forse qualcosa in meno, siamo forse intorno alle 3-400. Eccolo intanto inquadrato prontamente dalla nostra regia, il presidente Spinelli che siederà in panchina, un segnale importante di vicinanza alla squadra da parte del massimo esponente della dirigenza del Livorno. È un momento decisivo per la stagione del Livorno e forse per la sua storia recente. È chiaro che un Livorno proiettato verso la Serie A, un Livorno promosso in Serie A, potrebbe anche far venire tra virgolette la voglia a Spinelli di tornare a investire in modo importante anche sul mercato, almeno per quanto riguarda quest'estate. Questo che vedete inquadrato è Poli, lui era in ballottaggio alla vigilia per un posto a centrocampo e poi di fatto l'esclusione per infortunio di Magnanelli ha tolto ogni problema tra virgolette d'abbondanza a centrocampo per quanto riguarda le scelte di Mandorlini. Acori conferma invece il modulo 4-4-2, un modulo un po' più prudente, un modulo che per certi versi un po' rispecchia quello che il Livorno nelle ultime giornate, il Livorno nelle ultime due giornate ha fatto sempre risultato in trasferta, ha vinto in trasferta e perso in casa, quasi che questo modulo un po' più prudente possa avere delle difficoltà contro le squadre che ti aspettano, che si coprono. Non si copre in questo avvio però il Livorno, il pallone in verticale per Daniele Vicius, buono il duello con Anselmi, buona la chiusura di Anselmi sul lituano, sarà rimessa dal fondo per il Sassuolo,
fanno sentire i tifosi di entrambe le parti. È un pomeriggio che può essere decisivo per il futuro di entrambe, per i sogni di promozione, per i sogni di Serie A di entrambe le squadre. Pallone verso Zampagna che non controlla, allora Bergvold per il Livorno. Bonetto porta palla lui a davanti di Tavano, dentro ancora per Bergvold. Si propone Tavano centralmente, il tocco dentro, c'era il taglio di Pulsetti, ma posizione irregolare per l'ex giocatore del Verona e del Cesena. Sarà calcio di punizione già effettuato dal Sassuolo, che vi confermo gioca con Bastrini a sinistra, come dicevamo in sede di presentazione della partita. Bastrini era un po' l'uomo chiave dello scacchiere difensivo del Sassuolo. Allora Bastrini gioca a sinistra, Anselmi in mezzo fa coppia con Girelli, Consolini gioca a destra, in modo forse per far cambiare di ruolo a meno giocatori possibile per Mandorino. Attenzione a Zampagna, la sua solita rovesciata, è un cross per Masucci che non può arrivare sul secondo palo. Primo brivido della partita, prima impennata del Sassuolo che porta la firma di Zampagna. Masucci non è riuscito ad arrivare su questo pallone, classica giocata di Riccardo Zampagna, pallone alzato, rovesciata, spesso la usa per andare direttamente alla conclusione, ma a volte diventa anche un modo per provare a servire i compagni, questo fondamentale che pratica ormai da anni Riccardo Zampagna, l'uomo delle rovesciate e non solo, uomo fondamentale per il Sassuolo non solo in fase d'attacco ma anche in quanto a grinta, capacità di trascinare la squadra. Ora Livorno batte questa rimessa laterale con Perticone. Loviso, Bergvold lavora il pallone, il distribuo di Salvetti, tiene palla il danese. Ho servito Tavano prova ad andare centralmente, va a disturbarlo Poli, accelera Tavano, apre sulla sinistra, c'è Bonetto, può andare al cross col sinistro, palla che non filtra. Allora in due tempi la difesa del Sassuolo a spazzar via, pallone toccato soltanto da Zampagna, poi il retropassaggio di Terranova che chiama la collaborazione dell'Ucia. Si ricomincia da Perticone, va a prendersi il pallone Loviso col destro, l'ex giocatore di Bologna San Benedettese, aperto per Bonetto, pallone tenuto vivo dal laterale sinistro basso del Livorno. Attenzione all'inserimento centrale di Bergvold, prova a accelerare Bonetto, Bonetto contro Pensalfini, tocco dentro, fa girare il Livorno, Tavano col destro improvviso, con i pugni non rischia la presa Bressan. Attenzione a Pulsetti, primo tentativo di Tavano, cross di Bonetto, la palla per Danile Vicius, messo fuori di testa Anselmi, corto però. Allora cross basso di Tavano, ancora questa volta con i piedi Anselmi a mettere fuori. Pensalfini vuole addomesticare questo pallone, il rimpallo lo sfavorisce sul tocco di Filippini, rimessa laterale per il Livorno. Qui ripropone giustamente la regia il primo tentativo di Tavano in questa partita. Attenzione al cross di Filippini, non riesce a toccare di testa Pulsetti, allora Salvetti apre sulla sinistra, Zampagna lavora questo pallone, due su di lui, vuole far salire la sua squadra. Pensalfini ricomincia allora da Bastrini, buon avvio di gara del Livorno, una conclusione con Tavano e un paio di iniziative soprattutto portate sulla sinistra da Bonetto, hanno subito messo un po' in difficoltà la retroguardia del Sassuolo che ora prova a uscire palla al piede. Pensalfini in mezzo a tre, prova a verticalizzare per Zampagna, spalla alla porta d'esterno, sostegno Pensalfini, sovrappone sulla sinistra anche Bastrini, Pensalfini però tiene palla, all'indietro per Poli. Buon avvio di partita comunque, anche dal punto di vista estetico. Poli profondo subito, senza problemi De Lucia. Possiamo confermare quello che era l'assetto delle due squadre. La difensiva a 4 del Sassuolo con Bastrini a sinistra e Girelli in mezzo, confermiamo anche a destra Perticone nei 4 del Livorno con Terranova a far coppia con Miglionico. Qui l'uruguaiano, tocco dentro, a prendersi il pallone Loviso, cioè Filippini sul centro destra però non largo a sinistra come si immaginava la vigilia. Faccio in verticale, cercare Danile Vicius, il pallone non è uscito, bravo lituano, tiene vivo il pallone. Allora Perticone, il cross basso però, buona la lettura difensiva di Poli,
prova a ripartire lui per il Sassuolo, disturbato da Tavano, rimessa laterale in favore del Sassuolo, grande equilibrio in queste prime battute di gioco, 6 minuti già trascorsi, più Livorno che Sassuolo, ma partita complessivamente in equilibrio al Braglia. Pulsetti in verticale, va Daniele Vicius, cross in mezzo, di ritorno il pallone per Pulsetti, basso per Tavano, allontanato senza problemi con Solini. Si ricomincia da Miglionico, c'è largo Bonetto, quello servito Leviso, profonda a cercare il movimento di Daniele Vicius, buona la chiusura qui di Anselmi che gioca sul centro sinistra della sua difesa a 4. Poli lavora questo pallone, chiama la collaborazione con Solini, porta la palla il laterale destro di Mandorlini, vuole il gioco a 2 con Noselli, poi il tocco dentro per Salvetti, viene incontro Masucci, ancora Salvetti, mette lui Filippini, riapre sulla destra, c'è Consolini, è andato dentro Noselli sul primo palo, il cross basso è proprio per lui, Noselli controlla col destro, si gira Noselli, De Lucia, che risposta la sua, primo brivido per il Livorno, prima grande occasione della partita, è per il Sassuolo, è per Noselli, l'uomo col piede più caldo della squadra nero-verde, qui bravo De Lucia, distinto a opporsi, 7 sul cronometro, grande occasione per il Sassuolo, dalla bandierina Salvetti, messo fuori Loviso, allora Poli, si scalda il pubblico del Braglia naturalmente, grande occasione per Noselli che ha sfiorato il suo 6° gol consecutivo, attenzione al tocco dentro, palla messa fuori da Terranova senza guardare, si è contata della rimessa con Solini, un buon momento per il Sassuolo, Noselli può lavorare questo pallone, non c'è naturalmente fuori gioco, si rimessa con le mani, raddoppiato, perde palla, allora Bergvold, Bonetto col sinistro profondo a cercare Daniele Vicius, il pallone è per lui, la testa che spunta però è quella di Girelli, comunque Tavano a tenere viva questa azione, Antonio Filippini si appoggia su Pulsetti, va largo Pulsetti, lo prende in consegna Poli, si ripropone il duello tra i due, bravo Pulsetti a rientrare sul sinistro, guadagna metri verso il centro del campo, corto però il suo cross, Anselmi a liberare, un momento qui di apprensione per la sua difesa, si ricomincia da De Lucia, ma lo spavento l'ha corso, l'ha vissuto soprattutto a Cori qualche istante fa, grande occasione per il Sassuolo sul piede destro di Noselli, Filippini resiste al contatto con Masucci, Daniele Vicius per Pulsetti, allora Bergvold fa girare questo pallone il danese, chiama la collaborazione Bonetto, lo tiene in campo, palla a terra, il cross di Bonetto a cercare Daniele Vicius, a trovare però Anselmi che è liberato, Miglionico, Loviso, tocco dentro per Daniele Vicius, la sponda per Tavano col destro al lato di prima intenzione, di interno destro, il suo tiro preferito dal centro sinistra con il destro, stavolta non ha trovato il bersaglio Ciccio Tavano, ma quello è davvero il suo tiro, testa bassa Mandorlini, comunque la sua squadra 2 minuti fa con Noselli, l'uomo più in forma sicuramente in questo momento del Sassuolo, è andato vicinissimo al gol sull'assist di Consolini, trovato sulla sua strada però De Lucia, Salvetti, pensa al fine, ancora Salvetti nello stretto, non controlla questo pallone, il break di Bergvold, attenzione a Daniele Vicius che protegge il pallone, poi si ricomincia ad Antonio Filippini, largo c'è Pulsetti, preferisce andare dentro però per Tavano, il pallone corto per Daniele Vicius, allora Poli prova a far ripartire l'azione del Sassuolo, rischia qualcosa sull'arrivo di Bergvold, allora Bastrini non rischia qui, poi il gioco a 2 con Pensalfini, fa fatica a uscire qui il Sassuolo per un accenno di pressing importante da parte del Livorno, si va a destra con Consolini però, Salvetti, morbido il tocco dentro per Zampagna, di testa, capito tutto però Bergvold, si ricomincia da Antonio Filippini, Pulsetti può liberare la sua corsa sulla destra, Pensalfini su di lui, doppio passo verso il centro del campo, a sostegno Bergvold che può caricare il sinistro, ci prova il danese, il tiro fiacco, nessun problema davvero qui per Bressan, lasciato comunque troppo spazio a Bergvold, per questo si è lamentato Bressan con i suoi compagni, Bergvold che forse non aveva neppure intenzione di tirare, ma lasciato solo da lì ha deciso di provare, possiamo confermare che quello del Livorno di fatto è un 4-3-3, non un 4-4-2 come forse ci si immaginava la vigilia, c'è Antonio Filippini da intermedio destro, Bergvold da intermedio sinistro, Loviso basso dei tre davanti alla difesa, Bonetto dentro per Tavano col sinistro, dentro troppo lungo però per Pulsetti,
suo problema per la difesa del Sassuolo. Dicevamo della formazione del Livorno, del modulo scelto da Acori, modulo a questo punto speculare al 4-3-3, impiegato infatti anche dal Sassuolo. C'è Pulsetti a destra, Tabano a sinistra, almeno come posizione di partenza, Danilovicius come riferimento centrale, anche se poi naturalmente Pulsetti aiuta più il centrocampo. Attenzione al destro di Zampagna, debole però, nessun problema per De Lucia, buono il movimento di Zampagna sul piatto destro, però davvero non poteva mettere in difficoltà De Lucia, che invece se l'è vista brutta al sesto minuto di gioco contro Nuselli. Tavano imbeccato ai 30 metri, può lavorare questo pallone, prova addirittura a saltare due avversari, Girelli non rischia, palla in tribuna, fallo laterale per il Livorno. Partita molto equilibrata in queste prime fasi, siamo al 12esimo. L'occasione più grande ce l'ha avuta di certo Nuselli per il Sassuolo, ma anche il Livorno non è stato affatto a guardare. Provato soprattutto con il destro di Tavano dal limite, la soluzione qui ancora con la soluzione dalla distanza. È riuscito a chiudere il fraseggio tra Perticone e Filippini, allora può ripartire Masucci, apertura sulla sinistra, il lavoro di Penselfini, praticamente si è proposto da ala, poi temporeggia, aspetta l'arrivo di Bastrini, forse ha perso l'attimo per mettere in difficoltà, per trovare male piazzata la difesa del Livorno e il Sassuolo, che comunque insiste sempre sulla sinistra, sempre con Penselfini, tocco dentro, Masucci si gira, si porta a spasso Perticone, ancora Masucci, ancora Perticone su di lui, Bastrini disturbato da Filippini, il tocco in verticale di Bastrini, da dimenticare, il sinistro dell'ex sampdoriano, sarà rimessa laterale per il Livorno. Una situazione non facile anche per trovare i meccanismi difensivi per il Sassuolo, i movimenti non solo in fase difensiva ma anche quando si va in possesso palla. D'altronde tre quarti della difesa titolare mancano questo pomeriggio a Mandorlini. Bastrini con le mani, Penselfini lascia scorrere davanti a lui Filippini col sinistro, cercava Zampagna che invece rientrava dal fuorigioco, malinteso tra i due. Filippini fa girare questo pallone sulla linea dei difensori il Livorno, mentre intanto il Parma passa in vantaggio sul campo del Cittadella. Cosa confermare quanto dicevamo in fase di presentazione, che ormai i due obiettivi, quello della promozione diretta e quello dei playoff, si sono abbastanza divaricati tra Parma e Livorno. Livorno deve pensare soprattutto alla corsa ai playoff, lo fa bene con Bergvold che ruba questo pallone, va col sinistro, chiusura di Bressan, non è stato un tiro molto potente ma ha piazzata male la difesa del Sassuolo, poteva essere sorpresa da questa iniziativa di Bergvold. Ancora Livorno, ora Pulsetti, ancora Bergvold contro Danilevicius, deve lavorare questo pallone, attenzione a Tavano, può caricare il destro, la sua conclusione centrale. Ancora Bressan, ancora una volta con il tiro da fuori, pericoloso comunque il Livorno. Il destro del capitano, l'uomo che di più di tutti ha segnato in questo campionato di Serie B, 22 gol, molti bellissimi. Firma quella di Tavano. La girata di Pulsetti per Tavano, sentivate sotto la mia voce quella di Acori chiedere a Tavano di smarcarsi in posizione centrale, quasi da centravanti aggiunto. Infatti dicevamo prima di come Tavano parta dalla sinistra nello scacchiere, però poi di fatto va a fare la seconda punta insieme a Danilevicius. Sentivate proprio gli incitamenti a smarcarsi di Acori, indirizzo del giocatore del Livorno. Qui Danilevicius manca lo stop, ora Penselfini col sinistro in verticale per Zampagna, non arriva sul pallone Miglionico, si affida a De Lucia. Solo Zampagna a disturbare il palleggio dei difensori. Zampagna che poi si guarda indietro, vede i suoi compagni di reparto bassi, quasi a tenere la linea di centrocampo a 5, Masucci e Noselli. Allora desiste dal pressing perché solo in mezzo a 4, può ragionare senza problemi almeno fino alla metà campo il Livorno, poi
trova 9 uomini del Sassuolo più il portiere a difendere gli ultimi 40 metri, come questa azione che però Pulsetti non riesce a controllare. Allora Bastrini per Masucci, prova a ripartire il Sassuolo, sovrappone Bastrini, Masucci porta palla, va centralmente, vuole Poli verso Noselli, largo c'è Consolini, riceve palla, va dentro Noselli, Consolini si accentra col sinistro, dentro per Noselli, Masucci rientrava dalla posizione di fuori gioco, non più attiva però secondo l'arbitro, attenzione al destro, palla a lato, ci ha provato Salvetti, non una grande conclusione quella dell'ex giocatore del Cesena, ci ha provato comunque da posizione interessante, sembrava tra l'altro anche sulla traiettoria di Lucia, nulla di fatto, resta quella di Noselli al sesto del primo tempo, la più grande occasione avuta dal Sassuolo. Anselmi anticipato da Danile Vicius, Masucci per Zampagna, ancora Masucci prova ad accelerare centralmente, vuole il pallone di ritorno per Zampagna perché era in fuorigioco Noselli, si ricomincia ad Antonio Filippini, protegge bene il pallone qui sull'arrivo di Pensalfini, apre sulla sinistra, va Bonetto, Bonetto contro Consolini, poi raddoppiato, cross in mezzo di Bonetto, basso, l'errore però di Anselmi, stava per rimettere in gioco Tavano, ha rimediato Poli per il Sassuolo. Noselli, largo a destra, lascia scorrere questo pallone, punta Miglionico, tocco dentro per Consolini, bravo a sostenere l'azione, Consolini contro Terranova, prova ad accentrarsi, raddoppiato, si prende il calcio di punizione Consolini, buono il suo lavoro a sostegno di Noselli sulla corsia di destra, Niccolò Consolini, classe 84, giocatore importante per questo Sassuolo, la 16ª presenza, la 12ª da titolare quest'anno, schierato quasi sempre, quasi esclusivamente da laterale destro difensivo, l'occorrenza anche decentrata a sinistra, ma preferisce giocare a destra, attenzione al destro in giro, la testa di Masucci a lato, buona scelta di tempo di Masucci, lasciato forse troppo solo le difensori del Livorno, occasione per il Sassuolo sul destro di Salvetti, a fronte di Masucci, non ha inquadrato lo specchio della porta, in ritardo nettamente su di lui lì Bergvold che lo marcava da dietro, di certo non il modo migliore per contrastare Masucci, e allora ancora un brivido per il Livorno, prima Noselli, ora Masucci, le occasioni ci sono state da una parte e dall'altra, grande equilibrio allora in questi primi 18 minuti, sempre 0-0 tra Sassuolo e Livorno. Pensalfini vuole far ripartire i suoi, Masucci, Zampagna davanti a tutti, è finito il fuorigioco, allora deve tenere il pallone Masucci, aspetta l'arrivo di Bastrini, chiuso senza problemi la difesa del Livorno, Perticone ha messo in movimento Filippini, su di lui Poli, Leviso, Daniele Vicius, si appoggia sulla sinistra per Bonetto, con il contro Leviso, a sostegno dell'azione, con il destro cerca l'apertura per Pulsetti, Pulsetti controlla, qualche difficoltà ma tiene vivo questo pallone, Filippini, finta al cross, poi accelera, vuole andare fino al cross dal fondo, palla sul secondo palo ma c'è solo Bressan da quella parte, non era piazzato granché Danile Vicius, a metà strada tra i due pali, il pallone era sul secondo, nessun problema qui per la difesa del Sassuolo, Miglionico di testa, Bergvold per Loviso, a ragionare ora il Livorno, palla a terra, ancora Loviso per Danile Vicius, si propone il duello con Zirelli, bravo Danile Vicius a lavorare questo pallone, tutto con il destro, poi lascia Tavano, Tavano va via slalom, bravissimo, va dentro col sinistro, non trova la porta ma ancora una volta è l'uomo più pericoloso del Livorno, Ciccio Tavano, nello stretto può davvero mettere in difficoltà qualsiasi difesa in questo campionato di Serie B, abbiamo avuto tante volte la riprova, qui non prova neppure ad affondare il tackle Consolini perché teme di commettere fallo, allora guadagna l'area di rigore Tavano, poi col sinistro non trova però il bersaglio, Bergvold, partita gradevole ed equilibrata al Braglia, allo scoccare del 20esimo, sempre 0-0, troppo lungo qui il pallone per Pulsetti che non può arrivare, allora rimessa laterale per il Sassuolo, va bene dice Acori, sembra soddisfatto del rendimento della sua squadra, dell'applicazione
degli schemi in campo. Il Livorno sta facendo bene questo pomeriggio, vive un momento davvero particolare della sua stagione. Le ultime quattro partite ha vinto fuori e perso in casa. Naturalmente spesso nel calcio gli episodi fanno la differenza, basti guardare come il Livorno ha perso, quante occasioni fallite nella partita contro la Triestina, ma le cifre parlano chiaro. Vorrebbe una terza vittoria consecutiva in trasferta, naturalmente a cori dai suoi. Il Sassuolo non può permettersi di lasciare punti nella corsa ai playoff. Salvetti, tocco dentro, capito tutto Miglionico, bene l'uruguaiano, subito in verticale per Tavano, protegge il pallone, rientra sul destro, aspetta l'arrivo proprio di Miglionico, che però sbaglia la verticalizzazione per Danilo Vicius. Bravo però qui Luviso a tenere vivo il pallone, tocco per Tavano, riesce ad andare via, a prendersi la punizione. Bravo Tavano, ancora una volta immarcabile nello stretto. In ritardo Girelli, punizione per il Livorno, attenzione perché quella è una mattonella pericolosa quando si hanno tiratori come Tavano, come lo stesso Loviso. Staremo a vedere. Si è allontanato infatti Tavano, proprio Loviso sul pallone, uno specialista. C'è naturalmente un altro grande specialista dei calci piazzati che è Diamanti, ma Diamanti è un mancino, da lì meglio un destro, da lì comunque sarebbe andato Loviso. C'è anche Bonetto comunque sul pallone. Loviso col destro, c'è deviazione, cioè calcio d'angolo. Aveva tagliato bene il pallone con il destro Loviso, ha trovato però la deviazione della barriera. Calcio d'angolo per il Livorno, eccolo inquadrato Loviso, Massimo Loviso, classe 84, bolognese di Bentivoglio, cresciuto nel Bologna, un anno in C1 alla San Benedettese. Suo il cross da calcio d'angolo sul primo palo, inserimento di Miglionico, anzi di Perticone, palla direttamente in fallo di fondo. Dicevamo di Loviso, giocatore importante per questo Livorno, una specie di playmaker arretrato più basso. Poi ha trovato anche gol importanti quest'anno, ne ha segnati 4, sempre molto pericoloso sulle punizioni. Momento di sicuro affidamento per Racori, che per 36 volte prima di oggi, con oggi 37, l'ha schierato per il suo Livorno. Filippini dentro proprio per Loviso, addomestica il pallone, prova a inserirsi centralmente, pollice di lui, allora allarga sulla sinistra. Tavano col destro dentro, il pallone era per Danilo Vicius, palla che però non è filtrata, rimessa laterale per il Livorno. Ora col passare dei minuti sta prendendo possesso della metà campo avversaria. Il Sassuolo in questa fase si vede soprattutto di rimessa. Filippini col destro per Danilo Vicius, non riesce a toccare il pallone, palla direttamente in fallo di fondo. Il Sassuolo ha abbassato notevolmente il suo baricentro, i due esterni d'attacco di fatto ora giocano quasi in linea con i centrocampisti, a destra Noselli, a sinistra Masucci. Difensiva diventa un 4-5-1 quello di Mandorlini, specie nei momenti in cui il Livorno spinge di più. Ora con calma sulla linea dei difensori il Sassuolo, Anselmi, Bastrini prova ad andare in verticale, poi ci ripensa. Danilo Vicius a disturbare Girelli, pallone profondo a cercare direttamente Zampagna, De Lucia. Prova a ripartire Miglionico, Loviso subito in verticale a cercare la corsa nello spazio di Tavano, poteva essere una verticalizzazione pericolosa. Si ricomincia però da Pensalfini, Masucci, da Pensalfini, Bastrini, Pulsetti su di lui, tocco dentro, il velo di Masucci,
vuole girarsi Zampagna per aprire sulla destra per Salvetti, che addomestica il pallone, davanti a lui c'è Noselli, eccolo servito, posizione regolare per Noselli, Noselli contro Bergvold, poi raddoppiato all'indietro però per Consolini, il cross di prima intenzione, in tuffo ad allontanare Miglionico, Salvetti tocca ma di fatto mette in movimento Tavano, attenzione, 2 contro 4, Tavano s'accentra, Dani Levicius va dentro Tavano, il lituano carica al destro, poi apre per Pulsetti, a sostegno c'è anche Filippini, il cross di Pulsetti per Dani Levicius, può controllare questo pallone, ha perso forse l'attimo, attenzione il tocco dentro, Bergvold al volo, alto, bella azione con 5 uomini in movimento del Livorno, alla fine è andato il tiro, l'uomo a rimorchio da dietro che era Bergvold, qui forse ha perso l'attimo, controllo non impeccabile non solo esteticamente ma anche dal punto di vista pratico quello di Dani Levicius, ha perso l'attimo per andare al tiro, allora ha provato Bergvold da fuori sul tocco proprio di Dani Levicius, Loviso, Tavano controlla il pallone bene, poi Dani Levicius anticipato da Girelli, il pallone si impenna, prova a domesticarlo Poli, Dani Levicius alla meglio però, Tavano dentro ancora per Dani Levicius, ha capito tutto Anselmi, pensa al fine, si sgancia Masucci, il tocco però era dentro per Zampagna, troppo arretrato, allora Miglionico, Loviso, Bergvold, c'è il varco giusto per lui, decide però di allargare ancora sulla destra, Pulsetti, Pulsetti punta Bastrini, Filippini col destro per Dani Levicius, in due tempi la difesa del Sassuolo che poi con Consolini riesce a liberare per Noselli, parte da destra, come sempre in questo avvio, il tocco era dentro per Zampagna, buona la lettura di Terranova, Miglionico, Loviso, Bergvold, tre davanti a lui, allora Filippini, si ricomincia da Perticone, Loviso sta giocando tanti palloni, Loviso in questo primo tempo, Bonetto mette palla a terra, va a puntare Noselli, guardate come basso Noselli, quasi sulla linea dei difensori, anche Salvetti a disturbare Bonetto, poi Loviso, ora si fa avvolgente l'azione del Livorno, insistita, Pizzetti non riesce a trovare spazio in mezzo, ancora Filippini, Poli ha capito tutto, può far ripartire sulla destra, Noselli, accelera Noselli, c'è Zampagna, in posizione irregolare però, le proteste di Zampagna, credo invece abbia visto bene il primo assistente di De Marco, questo perché forse Noselli ha aspettato un attimo di troppo, un tocco di troppo sul primo controllo di Noselli, Zampagna era in posizione regolare, Noselli forse ha aspettato troppo, e sarà calcio di punizione allora per il Livorno, eccolo inquadrato intanto Angrisani, il secondo assistente di De Marco, deciso lui e fuori gioco, Pulsetti prova ad andare via Bastrini, buona protezione qui del pallone dell'ex sampdoriano, Anselmi per Masucci, a due tocchi ora il Sassuolo per uscire da questa situazione, si prende la punizione Poli e si prende il giallo Dani Levicius, come da regolamento la maglia di Poli si è allungata, giallo per Dani Levicius, primo ammonito di questa partita, eh sì, c'era poco da dire, da protestare, era in posizione tale Poli da essere lanciato, attenzione il cross in mezzo per Zampagna, la volée di destro, la risposta di De Lucia, primo guizzo di Zampagna in questa partita, è andato incontro al pallone con il tempo giusto sul cross di Consolini, splendida girata di destra di Zampagna e ancora una risposta importante di De Lucia, una parata che può essere equiparata forse a quella fatta di piede su Noselli al sesto minuto di gioco, decisivo per i suoi De Lucia, siamo dalla parte opposta, è una partita si fa più interessante se possibile, vuole ripartire centralmente con Pensalfini in Sassuolo, Masucci, c'è Zampagna che taglia davanti a lui, eccolo servito Zampagna, il pallone di ritorno proprio per Masucci, ancora il tocco dentro per Zampagna, Perticone ha chiuso, Salvetti però tiene vivo l'attacco del Sassuolo, in verticale troppo lungo il pallone, imprendibile per Noselli, anche per Zampagna, si ricomincia da Bergvold, partita che entrambe le squadre giocano per vincere, a viso aperto, anche per questo lo spettacolo è quello che stiamo vedendo questi primi 30 minuti di gioco
al Braglia. 0-0. Non ci sono stati gol, non sono però mancate le emozioni. Loviso, Filippini, davanti a lui Pulsetti, poi comincia però da Perticone. Loviso vuole ragionare qui Bergwold, ancora Loviso, ora tutto il Sassuolo tranne Zampane negli ultimi 40 metri di campo, difficile trovare sbocchi, ha pazienza, calma però la squadra di Acori, sembra non avere fretta. Ora prova a verticalizzare Filippini, non nel modo migliore. Allora Masucci a ripartire per il Sassuolo. Pensa Alfini, Salvetti. Chiama la collaborazione Poli, si propone con Solini. Va lui, con il gioco a due sulla fascia con Noselli, che poi ricomincia da Girelli. Anselmi, ora il Livorno, tutto nella propria metà campo. La situazione si è invertita rispetto a pochi secondi fa. Ora il Sassuolo a far girare il pallone. Per incontro Noselli qui. C'è il varco per andare in diagonale verso il centro dell'area di rigore. Tocco dentro era per Masucci di Zampagna. Palla messa fuori. Luviso prova a ripartire per il Livorno. Cambio di lato a mettere in movimento Pulsetti. Che è libero sulla destra. Può ragionare. Filippini. Aspetta il movimento di Tavano. Poi ricomincia centralmente. Luviso. Addomestica il pallone, viene contro Tavano, controllo con la suola, si gira sul destro, poi il tocco dentro, attenzione per Bergwold, poi Daniele Vicius sul secondo palo, incredibile Daniele Vicius, che errore del lituano sul sinistro, c'era la palla del vantaggio, clamorosa occasione fallita dal Livorno con Daniele Vicius, ancora una volta. Pallone era inizialmente per Bergwold che non è arrivato, ha lasciato scorrere, troppo lungo il pallone per lui, forse il movimento di Bergwold ha tratto in inganno anche con Solini che non ha chiuso Daniele Vicius, forse non si aspettava tale regalo dalla difesa del Sassuolo. Fatto sta che col sinistro ha sbagliato un'occasione clamorosa il lituano. Ancora 0-0 al Braglia, ancora emozioni però, ancora rimpianti per entrambe le squadre. Prima l'occasione fallita da Livorno, dal Sassuolo con Zampagna, ora quella fallita dal Livorno con Daniele Vicius. Sembra quasi incredibile il punteggio sia ancora fissato sullo 0-0. Ci riprova Daniele Vicius, che occasione però che ha fallito qualche istante fa. Bergwold, arriva Bonetto, così una scivolata di Consolini, bravo a recuperare questo pallone, c'era fallo ma l'arbitro applicato la norma del vantaggio. Allora può andare, pensa al fine. Masucci. Si comincia da Bastrini. Poli. Noselli che riceve. Su di lui il disturbo di Terranova. Allora Salvetti, ancora Consolini. Va Consolini, viene contro Noselli. Il cross è per Zampagna, di testa Terranova, più alto di Zampagna, concede il calcio d'angolo. Il giocatore del Livorno applaude Zampagna, ha gradito qui la verticalizzazione del compagno, la verticalizzazione di Consolini. È una bella partita al Braglia, 33-30 sul cronometro, sempre 0-0. Ma quasi un caso che il punteggio non sia ancora stato sbloccato. Salvetti a giro per Bastrini, una sponda la sua, poi non riesce a liberarsi, forse trattenuto da Tavano che era col destro, dopo il tocco di Pulsetti allontana senza pensare. Girelli all'indietro di testa, può toccare anche con le mani eventualmente Bressan, non c'è bisogno. Pescato sulla sinistra Pensalfini, disturbato però dall'arrivo di Perticone, ora sarà rimessa laterale in favore del Sassuolo. Chiuso bene qui Perticone su Pensalfini, si ricomincia dai difensori del Sassuolo. Poli in verticale, Noselli apre sulla destra, poi c'è Salvetti, il tocco dentro per inserimento centrale buono di Masucci, d'esterno verso Pensalfini col destro, svirgola, conclusione di collo Pensalfini, bravo comunque Masucci a lavorare questo pallone, non poteva fare nulla di meglio che offrire una sponda al compagno che arrivava lanciato e dimenticare però la conclusione di Pensalfini.
Siamo al 36esimo del primo tempo, ancora 0-0 tra Sassuolo e Livorno. Una partita però che si lascia guardare. Consolini. Entrambe le squadre provano sempre a giocare il pallone, palla a terra, a ragionare, a creare gioco. Poi quando ci sono spazi magari temporeggiano, pazientano un po', come ha fatto in questo caso il Sassuolo prima di andare al rinvio di Bressani. Si è ricominciato da De Lucia con il lancio lungo del portiere a cercare la testa di Danilevicius, Girelli più alto di lui, Bergvold però, ancora Livorno, apertura per Pulzetti che tocca prima di Bastrini, poi viene travolto dal laterale sinistro del Sassuolo, finisce a terra, resta a terra Nico Pulzetti, classe 84 di Rimini, quest'anno due volte in gol contro Frosinone e Albino Leffe, due gol anche in Serie A lo scorso anno con la maglia del Livorno, uno con la Regina e uno, forse molti lo ricorderanno, sicuramente più illustre su uno scenario regale come quello di San Siro contro il Milan. Filippini, proprio Pulzetti, duello con Masucci, va ad andare il cross dal fondo, guadagna la linea, poi ricomincia Filippini. Loviso, Bonetto, Bonetto tiene palla, riallarga su Filippini, davanti a lui Pinsalfini. Filippini con il destro, vuole il cambio di lato, cercava Tavano, non l'ha trovato, ha trovato la testa di Consolini, poi però Tavano comunque tiene vivo questo attacco per il Livorno. Bergvold, canta lui Tavano, a quello servito, il tocco dentro, buona qui la lettura difensiva di Poli, che gioca basso nei tre di centrocampo del Sassuolo, poi però sbaglia il rinvio, il destro di Tavano al lato, qui accelerazione improvvisa di Tavano, favorita però dall'errore di Poli, che aveva capito tutto, aveva riconquistato un pallone importante ma poi l'ha regalato di fatto a Tavano, da posizione che poteva essere molto pericolosa per il Sassuolo. Ne ha tirato la porta Tavano, insomma è sempre meglio non regalargli il pallone lì a quella posizione. Consolini cercava Noselli, di testa Miglionico, grande coordinazione. Allora De Lucia mentre il movimento Loviso, Filippini, Bergvold attaccato da Salvetti, allora Loviso comincia da Terranova, poi Perticone largo, aspetta il movimento di Pulzetti in verticale, il pallone per lui, Pulzetti si allunga troppo il pallone, il rimpallo comunque favorisce Zampagna, d'esterno di prima intenzione per Noselli, qui De Lucia è costretto a uscire fuori dall'area di rigore, ha visto in difficoltà Terranova nell'uno contro uno, ha fatto bene De Lucia lì a uscire. Zampagna, buona la sua giocata, mette in movimento Poli che prova a sfondare centralmente, va Poli a sostegno Pensalfini, non tira, scarica per Noselli, Noselli vuole liberare il suo destro, non trova spazio, ancora Poli, azione insistita del Sassuolo, una Veronica di troppo dell'ex sampdoriano, può ripartire Bergvold per il Livorno, attenzione il tocco dentro per Tavano, grande protezione del pallone, in mezzo a due riesce bene a servire Danilevicius, gran giocata di Tavano, poi Pulzetti imbeccato sulla destra, c'è il taglio di Danilevicius, il pallone è per lui, poi lo scontro tra Danilevicius e Anselmi, non c'è intervento dell'arbitro che ha visto bene, due sono semplicemente incrociati. Bella però l'azione portata dal Livorno, innescata da una splendida giocata di Tavano. Può ripartire ora il Sassuolo, bella partita a Modena, non c'è che dire. Masucci, c'è il doppio taglio centrale di Zampagna e Noselli, il pallone per Zampagna, raddoppiato, perde l'attimo, allora Perticone per Pulzetti. Loviso, scambiato con Bergvold, ancora Loviso, c'è un varco centrale, prova a approfittarne, poi serve Tavano, ancora Bergvold, Bonetto non ha sostenuto a dovere l'azione, è rimasto dietro la linea del pallone, allora va centralmente, ancora Loviso, ha giocato un'infinità di palloni Loviso, sale Perticone, largo c'è Pulzetti, dentro per Filippini, temporeggia Antonio Filippini, non trova sbocchi. Era tutto il Sassuolo praticamente tranne Zampagna dietro la linea del pallone. Pallone che poi il Livorno regala alla squadra di Mandorlini. 5 più recupero al termine di questo primo tempo. 0-0, ma le occasioni sono state tante, almeno due clamorose per parte. Conferma che il pareggio, magari sia il punteggio attuale della partita.
in fondo non ha senso per nessuna delle due squadre. Intanto il fischio di De Marco, ho visto un gioco pericoloso. Allora sarà calcio di punizione per il Livorno. Si fanno sentire i tifosi di entrambe le squadre, non possono lamentarsi in nessuno dei due casi dell'impegno e anche della qualità del gioco vista in campo. Entrambe le squadre hanno mancato solo il gol. Loviso non va al cross. Filippini dentro per Tavano, apre per Pulzetti, può andare al cross, palla in mezzo, Danilo Vicius di controbalzo, pallone altissimo, bravo nella scelta di tempo, nell'anticipare Consolini andando incontro al pallone lituano, ma è andato il corpo sbilanciato. Palla altissima, espressione non incoraggiante quella di Mandorlini, ma il suo Sassuolo non sta facendo così male. Sponda in qualche modo di Zampagna per Noselli, poi il pallone in verticale per Masucci, imprendibile però. Meno di 4 più recupero al termine, sempre 0-0. Ora la classifica direbbe Sassuolo 60 e Livorno 63. Filippini. Ora tutto il Sassuolo nella propria metà campo. Bassissimo ora il ritmo del palleggio del Livorno. Ci prova Danilo Vicius però. Vuole girarsi, apre per Bonetto, poi va dentro Danilo Vicius, il cross di Bonetto è lungo per chiunque dei livornesi in fase offensiva, poi il Sassuolo rischia qualcosa, questo doppio tocco. Ora pensa bene Bressan di uscire e mettere fine all'azione. Andrà a rinvio stavolta Bressan. Uno dei pochi lanci lunghi effettuati dal portiere del Sassuolo. Qui Miglionico in netto vantaggio su Zampagna. Può ripartire il Livorno. Bergvold. Partiamoci, partiamoci! Filippini controlla questo pallone. Tocco in verticale. Capito tutto Bastrini. Il pallone era verso Danilo Vicius. Si ricomincia da Pensalfini, che riapre all'indietro però per Consolini. Metri di campo sulla corsia di destra. Può avanzare con incontro Noselli. È quello che riceve il pallone. Poi Salvetti. Buono il tocco per Poli. Poli contro Filippini. Tra Noselli. Poli, pallone che non filtra, Miglionico ha avuto la meglio su Zampagna, poi ha rischiato qualcosa su questo rimpallo, ancora Livorno però, ancora Antonio Filippini, Pulzetti, stavolta c'è largo Danilo Vicius, eccolo servito, si propone da ala ora il centravanti del Livorno, punta Bastrini, all'indietro per Filippini, a sostegno dell'azione, il tocco dentro troppo lungo per Tavano, che era andato a tagliare centralmente, qui non impeccabile l'intesa tra Filippini e Tavano. Sarà rimessa dal fondo per il Sassuolo. Ecco il rinvio di Bressan. Para tutto Bressan, così hanno scritto i tifosi del Sassuolo oggi in tribuna. E almeno un paio di occasioni ha confermato l'idea dei suoi sostenitori. L'ex portiere del Grosseto, bravo qui Bastrini, alla meglio su Pulzetti che però recupera su di lui, poi mette anche fallo. Allora calcio di punizione per il Sassuolo, il Livorno ha un po' rallentato il ritmo, l'intensità della sua partita in questo finale, vediamo se ne approfitta il Sassuolo. Consolini largo, il cross, cercare Zampagna, trovare però Terranova che di testa ha messo fuori. Salvetti, Pensalfini, siamo nell'ultimo minuto del tempo regolamentare. Salvetti, apertura sulla destra per Consolini, addomestica il pallone, punta Bonetto, Consolini va al cross, la carambola, premia il Sassuolo, calcio d'angolo per la squadra di Mandorlini. Buona prestazione di Consolini in questo primo tempo, si è proposto molto in fase offensiva, lui che è laterale destro di difesa, attenzione al cross di Salvetti, il secondo palo, poteva andare Noselli, finisce qui il primo tempo. Finisce qui, fischiato anche con qualche secondo d'anticipo De Marco praticamente rispetto al tabellone luminoso
del Braglia, ma vi posso garantire che da cronometro ha fischiato al 45esimo esatto, avete sentito per questo motivo alcuni fischi, perché naturalmente i tifosi facevano riferimento al tabellone luminoso, ma si è giocato effettivamente per 45 minuti esatti, non ci sono stati gol, ci sono state almeno 4 palle gol, almeno 2 per parte. Il primo tempo è finito 0-0, ma è un pareggio che probabilmente non basta a nessuna delle due squadre. Noi ci fermiamo, poi torniamo di nuovo nell'intervallo di questo Sassuolo-Livorno per rivivere tutte le emozioni del primo tempo. Questo è un sì e suona più o meno così. Ma una nota da sola serve a ben poco. C'è bisogno del ritmo, del tempo e soprattutto del beat. Apri bene le orecchie. Questa è la musica di Sky. Tanti canali sempre nuovi. 24 ore su 24 di concerti live in esclusiva. Suoni e ritmi da tutto il mondo. Le classifiche e i migliori videoclip. Lo spettacolo totale della Formula 1. 3 giorni tutti in diretta. 3 canali interattivi con l'esclusivo onboard camera dedicato alle rosse. Gran Premio di Monaco da giovedì alle 9.45 live su Sky Sport 2. Sto cercando mio figlio. Di Matteo? Sì, di Matteo. E sono mesi che non lo vedo. Un oscuro mistero. Solo in questa zona, negli ultimi tempi, sono spariti 7 ragazzi. Una verità sconvolgente. Non mi sembra neanche che stiamo parlando del nostro figlio. Ma perché Matteo non è contento? Una miniserie in 2 parti. Dov'è Matteo? Fabrizio Bentivoglio, Nel nome del male, di Alex Infascelli. Martedì 2 e mercoledì 3 giugno alle 21. In esclusiva su Sky Cinema 1 e Sky Cinema HD. Siamo di nuovo in collegamento con Modena, con lo stadio Braglia, nell'intervallo di questo Sassuolo-Livorno. Il primo tempo è finito 0-0, una partita che comunque dal punto di vista del gioco non ha deluso le attese. Entrambe le squadre danno la sensazione di non volersi scoprire troppo, di non voler regalare troppo all'avversario dal punto di vista tattico, ma questo rientra nell'atteggiamento tipico dei due allenatori. Ma entrambe le squadre vogliono solo la vittoria, giocano solo per la vittoria, perché il pareggio non basterebbe a Livorno per tutelare, per mantenere la terza posizione in classifica, visto che ormai è questo l'obiettivo del Livorno, arrivare ai playoff con la migliore posizione in griglia possibile, visto che tra l'altro il Parma sta anche vincendo 2-0 sul campo del Cittadella, e quindi di fatto già iniziata la festa per il ritorno in Serie A del Parma. Dicevamo, pareggio che non va bene, non andrebbe bene al Livorno per proteggere il terzo posto, ma pareggio che non andrebbe bene neppure al Sassuolo per proteggere l'ultima posizione utile per andare ai playoff, la sesta posizione. Il Sassuolo con questo pareggio sarebbe a quota 60, ma il Sassuolo deve guardarsi le spalle per esempio da Grosseto e Triestina, quindi un secondo tempo dove potremmo vedere ancora due squadre votate all'attacco, due squadre che hanno comunque fatto vedere un buon primo tempo, già per quello che abbiamo potuto vedere le occasioni ci sono state da una parte e dall'altra, e tra poco andremo a riviverle grazie all'aiuto della nostra regia con il meglio di quanto accaduto nel primo tempo. Almeno un'occasione per parte davvero clamorosa, quella di Danilo Vicius per il Livorno e quella di Noselli probabilmente per il Sassuolo. Questa è la prima azione pericolosa, la girata di Zampagna che cercava Masucci sul secondo palo, l'ha trovato Zampagna. Comunque ancora una rovesciata di uno specialista in questo fondamentale come Zampagna. Qui ci ha provato per la prima volta con il destro da fuori Tavano, ha risposto presente Bressan per il Sassuolo. Qui ancora Sassuolo, qui una bella iniziativa con Solini per Noselli, buona protezione del pallone, buono il controllo, buono il tiro, ottima la risposta con i piedi di De Lucia. Questa forse è la più grande occasione di tutto il primo tempo per il Sassuolo, davvero da posizione favorevole. Qui il destro provato da Salvetti, palla direttamente al lato, eccolo inquadrato Salvetti. Qui proprio Salvetti su punizione, il colpo di testa di Masucci, anche qui la posizione era molto favorevole, tra l'altro Bergvold marcava da dietro, dalle spalle Masucci, e questa è una bella girata di Zampagna, l'altra grande occasione alla pari a mio avviso di quella di Noselli per il Sassuolo. Grande girata al volo di Zampagna e un'altra grande risposta di De Lucia. Guardate qui però che occasione fallita col sinistro da Danilo Vicius sul tocco di Tavano, inizialmente diretto a Bergvold,
non impeccabile in questo caso Consolini, ha lasciato scorrere questo pallone. Danilo Vicius forse sorpreso dall'errore della retroguardia avversaria, col sinistro non ne ha approfittato. Qui nel finale il destro di Tavano innescato di fatto dall'errore di Poli. Azione ormai finita, pallone ormai tra i piedi dei giocatori del Sassuolo, poi l'errore di Poli e il destro di Tavano. Abbiamo visto le palle gol che hanno contraddistinto questo primo tempo, il punteggio però è ancora bloccato sullo 0-0. Sicuramente la palla gol più grande per il Livorno è stata quella sul piede sinistro di Danilo Vicius, ne ha avuta una sul destro di Noselli il Sassuolo, un'altra sempre sul destro ma di Zampagna. Forse il volume di gioco magari è stato maggiore per quanto riguarda il Livorno, quello sviluppato dal Livorno, le occasioni più o meno sono equivalse. Tanto inquadrato Diamanti, un problema al piede per lui negli ultimi giorni, tenuto in panchina, potrebbe esserci spazio però per lui in questo secondo tempo. Dicevamo perché il pareggio non sta bene, non dovrebbe star bene a nessuna delle due squadre, e questo se vogliamo è l'auspicio migliore, la garanzia migliore di vedere un ottimo spettacolo anche nel secondo tempo, magari anche con qualche gol. Noi ci fermiamo solo per pochi attimi e poi torniamo quando sarà tutto quasi pronto per il secondo tempo di Sassuolo Livorno. Abbiamo scelto aragosta e risotto allo champagne. L'aragosta c'è solo dalle 23 in avanti e il risotto è lungo da fare. Va bene lo stesso? Un filetto? Ottima scelta. È già cominciato. Ma da poco. Per avere quello che vuoi, quando vuoi tu, c'è MySky. Registra i tuoi programmi preferiti e li vedi quando decidi tu. E in più ora puoi avere MySky incluso nell'abbonamento. Una grande notte all'Olimpico per una fantastica finale. Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. L'Europa se la giocano Manchester e Barcellona. Alle 20 il prepartita, tutte le emozioni prima del match. Alle 20.45 la finale, senza pubblicità. Poi interviste e collegamenti a caldo. Un grande spettacolo, anche in alta definizione. Questa è la partita dell'anno. L'ultima notte di Champions, vivila con noi. Barcellona-Manchester United, mercoledì 27 dalle 20, su Sky Sport 1 e HD1. Straordinario libro di Roberto Saviano. Gomorra, in prima visione con uno speciale. Lunedì 18 alle 21 su Sky Cinema 1 e Sky Cinema HD. Con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Siamo nell'intervallo ancora per poco di questo Sassuolo-Livorno, 0-0 il punteggio nel primo tempo. Credo che stiano pensando già a qualche cambio i due allenatori, in particolare vediamo Diamanti abbastanza avanti con le operazioni di riscaldamento. Potrebbe essere lui con ogni probabilità il primo cambio per Acori e il suo Livorno. Si scaldano un po' tutti invece quelli della panchina del Sassuolo. Eccolo inquadrato, un sorridente Diamanti, grazie alla nostra regia guidata da Roberto Bulgarelli. Grazie alla nostra regia abbiamo visto anche quelle che sono state le occasioni più importanti di questo primo tempo. Entrambe le squadre hanno avuto, diciamo, motivo di rammaricarsi, motivo di recriminare per le occasioni avute ma non sfruttate, e allora anche per questo possiamo aspettarci un secondo tempo altrettanto divertente. Questo tanto è Rossini, lui che era stato in ballottaggio fino forse all'immediata vigilia di questa partita per un posto da titolare. Il ballottaggio era con Danilo Vicius, alla fine è stato preferito il lituano da Acori, lituano che poi sul suo piede sinistro ha avuto anche l'occasione per sbloccarlo il risultato nel corso del primo tempo. Anche Rossini potrebbe essere naturalmente un cambio per il Livorno. Il terzo uomo è Rosi, il terzo uomo della panchina del Livorno che si sta scaldando è Rosi. Il primo a iniziare l'operazione di riscaldamento è stato Diamanti, quindi potrebbe essere forse anche il
il primo ad entrare. Comunque sono loro tre le carte a disposizione di Acori, gli uomini ai quali evidentemente sta pensando Acori per il secondo tempo, anche se poi ora vediamo alzarsi dalla panchina anche Francesco Volpe, un altro giocatore offensivo. Chissà se cambierà qualcosa, chissà se cambierà qualcosa nel modulo Acori. Il suo 4-4-2 annunciato di fatto si è trasformato in un 4-3-3, almeno in fase di non possesso palla, con Tavano che partiva da sinistra, Pulsetti da destra e Antonio Filippini schierato da intermedio destra dei tre di centrocampo e non quarto a sinistra come si pensava alla vigilia. Staremo a vedere se cambierà qualcosa nel corso del secondo tempo. Di certo le due squadre fanno anche molto riferimento a quello che le radioline trasmettono, a quello che arriva, le notizie che arrivano dagli altri campi. Per il momento la Triestina sta riuscendo a sfruttare l'occasione, sta avendo la meglio sull'Ancona, ferma sullo 0-0. Per quanto riguarda invece la partita del Mantova, il Mantova è in vantaggio 1-0 sull'Empoli. Si tratta naturalmente di risultati che fanno comodo sia a Livorno sia al Sassuolo, in particolare che proprio da Triestina e Empoli in un certo senso deve guardarsi. In questo momento, con la sconfitta meno momentanea dell'Empoli sul campo del Mantova grazie al gol di Corona, l'Empoli sarebbe fermo a quota 60 e raggiunto dal Sassuolo che sta pareggiando, mentre invece la Triestina pareggiando anche lei resterebbe a distanza sempre a meno 3 dal Sassuolo. Ora la classifica vedrebbe il Sassuolo a 60 e la Triestina a 57. Questi sono conti naturalmente momentanei, parziali, con il risultato parziale appunto sui vari campi al termine del primo tempo. Inevitabile che in questi casi giocatori e allenatori chiedano notizie dagli altri campi. Ora però le squadre fanno il loro ingresso in campo, penseranno soltanto all'avversario diretto, all'avversario di questo pomeriggio. Allora sta per iniziare il secondo tempo di Sassuolo-Livorno. Il Livorno con una vittoria di fatto chiuderebbe forse il discorso e metterebbe anche una buona ipoteca per quanto riguarda il piazzamento al terzo posto, quindi nella migliore posizione possibile delle quattro che andranno ai playoff. Livorno che poi nella prossima giornata, ricordiamo, andrà a affrontare l'Albino Leffe. Per il Sassuolo invece c'è una delicatissima trasferta a Brescia, una partita che davvero potrebbe avere il sapore di uno spareggio. Brescia che oggi non gioca, giocherà lunedì sul campo del Grosseto. Anche questo è uno scontro diretto, due scontri diretti consecutivi praticamente per il Brescia. Prima quello sul campo del Grosseto, che prima di questa partita è comunque la squadra alle spalle del Sassuolo, quindi la prima a insidiarli la sesta posizione. Grosseto che ha 57 punti e poi il Brescia affronterà il Sassuolo. Tutto pronto per questo secondo tempo, anche alla luce di questi risultati. Comunque è chiaro che per il Sassuolo vincere sarebbe fondamentale. Partito in questo istante il Livorno che gioca questo pallone sulla destra con Perticone. Pulsetti dentro, pallone controllato da Filippini, cerca il gioco a due con Pulsetti che non si chiude. Sarà rimessa laterale comunque per il Livorno in zona d'attacco, sempre con Danilo Vicius al centro dell'attacco e Tavano che parte da sinistra, almeno in questo avvio di ripresa. Stiamo controllando entrambi gli schieramenti, ma si può dire che non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra, quindi il Sassuolo in campo con Bressani in porta, Consolini, Anselmi e Girelli e Bastrini, i quattro dietro. Centrocampo a tre con Salvetti, Poli e Pensalfini, Noselli, Zampagna e Masucci, il tridente d'attacco. Ora Bastrini col sinistro, cercare proprio Masucci, lascia scorrere questo pallone, si ripropone il duello con Perticone, alla meglio l'ex giocatore di Cremonese, Verona e Pizzighettone. Poi arriva il raddoppio di Zampagna, comunque si distende bene il Livorno qui. Filippini col destro profondo a cercare la corsa di Daniele Vicius, è in vantaggio Anselmi, rischia qualcosa con il tocco in mezzo per Girelli che poi rimedia. Filippini però intercetta questo pallone, gioca subito per Loviso, si fa vedere Bergvold, pallone per il danese, contatto tra Loviso e Poli quando il pallone era già andato via, nulla di particolare però.
come anche questa verticalizzazione del Livorno. Ha capito tutto Consolini, che poi ha scambiato con Pensalfine, ancora Consolini, poi Salvetti, disturbo di Bergvold, il tocco in verticale per Noselli, il fallo di Bonetto su di lui, protesta Bonetto indicando il pallone, non è convinto De Marco, non ha avuto dubbi, calcio di punizione per il Sassuolo. Anche il Livorno non ha cambiato nessuno degli 11 titolari iniziali, non è cambiato neppure il modulo, che resta un 4-3-3 con Pulsetti e Tavano sugli esterni, in attacco in mezzo Danilo Vicius. I tre di centrocampo sono da destra a sinistra, Filippini, Loviso e Bergvold. I quattro di difesa sono sempre da destra a sinistra, Perticone, Terranova, Miglionico e Bonetto. In porta c'è De Lucia. Danilo Vicius riceve subito sulla destra per Filippini, si coordina per il cross col destro, poi rientra sul sinistro per Ticone, ancora Filippini, domestica il pallone che sarà impennato, allora Loviso col destro morbido a cercare la testa di Danilo Vicius, la sponda, di fatto è un passaggio per Bressan, ma è arrivato anche il fischio contro Danilo Vicius. Calcio di punizione per la difesa del Sassuolo. 3 minuti se ne sono andati nel corso del secondo tempo, sempre 0-0 al Braglia, tra Sassuolo e Modena, tra Sassuolo e Livorno. Si fa sentire ora il pubblico di casa. Noselli controlla a fatica questo pallone, allora Bergvold, Miglionico, Loviso, Filippini, con grande calma ora il palleggio del Livorno, sale per Ticone, poi lancio profondo, troppo lungo per Pulsetti, è in vantaggio qui nettamente Vastrini, che poi subisce anche fallo da parte di Pulsetti. Calcio di punizione in favore del Sassuolo, diciamo della difesa del Sassuolo, che è una specie di inedito al quale è stato costretto Mandorlini, viste le tante assenze, quella di Rea, quella di Piccioni, ma anche i recuperi non al 100% di Donazzan, laterale sinistro difensivo, e Andreolli, difensore centrale, che infatti entrambi siedono in panchina. Salvetti dentro, scambiato con Pensalfini, ancora Salvetti, ancora Pensalfini in verticale per Masucci, posizione regolare, c'è dentro Zampagna, attenzione Masucci, il suo cross trova la sagoma di Perticone, rimessa laterale per Masucci, già effettuata. Salvetti dentro, gioco a due con Noselli, Bonetto comunque non c'è, del calcio d'angolo, non si fida dell'arrivo di Salvetti, buona combinazione tra Noselli e Salvetti, calcio d'angolo per il Sassuolo, attenzione ai corner disegnati dal destro di Salvetti, a giro per Zampagna che tocca solo per un attimo senza andare in verticale, senza indirizzare verso la porta, cross di Poli, verso Poli, pallone imprendibile per Noselli, per Ticone, Pulsetti si abbassa sulla linea dei difensori, allora Bergvold, molto bassa la linea di centrocampo del Sassuolo, qui tra i centrocampisti e Zampagna ci sono 25 metri di campo. Bonetto si propone laterale sinistro, tocco dentro per Tavano, gran controllo, poi non riesce ad andare via Bastrini, a Girelli, scusate, che poi rimane a terra, sembra essersi fatto male, almeno questa è l'idea di De Marco, che ferma il gioco, fa entrare lo staff medico del Sassuolo. Pregevole comunque il controllo al volo di Tavano, che poi è andato nell'uno contro uno con Girelli, non è riuscito ad avere la meglio sul difensore centrale del Sassuolo. Classe 84, Mantovano, la quinta stagione al Sassuolo, è uno del gruppo storico della squadra nero-verde, un gruppo storico che è stato protagonista della promozione, della scalata dalla C2 alla B, 27 presenze e 3 gol lo scorso anno, un rapporto importante il suo con Allegri nell'anno della promozione in B, ha giocato molto meno quest'anno, questa è la sua quarta presenza. Schierato da centrale al fianco di Anselmi in una situazione di emergenza come quella di cui parlavamo prima, ha fatto comunque la sua partita fin qui
ben oltre la sufficienza sicuramente. Recupera comunque Girelli, non ci sono grossi problemi per lui. Masucci, duello con Miglionico, l'ultimo a toccare è stato proprio Masucci che non è convinto. Il cenno di protesta all'indirizzo del primo assistente di De Marco, De Santis. Protesta peraltro molto pacata. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per De Lucia. Sta per cambiare qualcosa probabilmente Acori. Ora sono quasi tutti gli uomini della sua panchina che effettuano operazioni di riscaldamento. In particolare Diamanti e Candreva, ma anche Volpe e via via tutti gli altri. Per ora però le due squadre sono in campo con le stesse formazioni iniziali, sia il Sassuolo che il Livorno. Il retropassaggio di Perticone per De Lucia. Ritmo ora blando in questo avvio di secondo tempo. Ora un fischio però contro la difesa del Livorno, toccato Perticone, Poli, Zinisello, Salvetti, tutta sulla destra per Consolina, domestica il pallone, tocco dentro per Masucci che viene incontro, Poli, Salvetti, ancora Masucci, aspetta il movimento di Poli, poi però ricomincia aprendo il gioco sulla sinistra dove da dietro saliva Bastrini. Zampagna di tacco quasi per Masucci. Può ripartire senza problemi il Livorno. Pulsetti da destra, tocco dentro per Danile Vicius, ancora il duello con Anselmi, attacco ancora vivo del Livorno, attenzione a Pulsetti che va dentro, porta palla col destro, poi chiama la collaborazione Loviso. Bonetto, c'è il taglio di Bergwold con lo servito, preso in controtempo però il danese. Può ripartire Salvetti per il Sassuolo, la Veronica, protezione del pallone verticale per Noselli, attenzione al taglio dentro di Zampagna, palla per lui, De Lucia per un soffio, un paio di giri in meno a questo pallone di Noselli e Zampagna sarebbe andato in porta. Palla al piede, brivido qui per la difesa del Livorno, concentrato, attento comunque De Lucia, farsi trovare pronto all'appuntamento col pallone. Perticone, Pulsetti, si ripropone il duello con Bastrini, ha dentro Pulsetti, esterno per Danile Vicius, la domestica al pallone, attenzione Bergwold col destro, voleva scaricare a sinistra per Tavano, pallone che non è filtrato, bella idea di Bergwold, è andata bene qui al Sassuolo. Salvetti riceve Noselli, ancora Salvetti, tiene palla Salvetti, non riesce ad averla meglio però su Filippini. Allora Bastrini col sinistro subito per Noselli, anticipato però Filippini. Sono leggermente allungate le squadre, vediamo se ne guadagna lo spettacolo. Loviso, Tavano, controlla il pallone, l'apertura sulla sinistra, forse un po' lunga per Bonetto. Comunque tiene in campo il pallone, Bonetto non riesce ad andare via con Solini, ottima la sua chiusura qui. Si appoggia su Pinsalfini, che rischia qualcosa, anche raddoppiato. Col sinistro prova a pescare Salvetti, lo trova, gran controllo di Salvetti. Malgrado il disturbo di Filippini, eluso anche Pulsetti. Allora Bastrini dentro per Poli, si fanno sentire ora soprattutto i tifosi del Livorno, sempre 0-0 all'undicesimo della ripresa tra Sassuolo e Livorno. Consolini, disturbo di Bergwold, guadagna comunque la rimessa laterale il Sassuolo nella propria metà campo, però continuano le operazioni di riscaldamento quasi frenetiche soprattutto in casa Livorno. Accorcia, accorcia, avete sentito l'indicazione di Acori, un po' allungata la sua squadra come dicevamo prima, comincia forse a farsi sentire un po' di stanchezza, squadre che hanno speso molto nel primo tempo. Fa caldo questo pomeriggio a Modena, caldo anche abbastanza umido, intorno ai 25 gradi. Noselli lavora bene questo pallone dentro, Terranova di testa, ha messo fuori, c'era Zampagna, posizione molto interessante. Poli, Salvetti, aspetta il movimento di Pensalfini, che se non altro gli crea spazio. Ancora Salvetti, poi Consolini, cross pronto col destro verso Zampagna, palla messa fuori, allora Bergwold. Danile Vicius,
Fa lavorare questo pallone, largo c'è a destra Pulsetti, sinistra Tavano, servito Pulsetti. Daniele Vicis che va a prendere posizione al centro dell'attacco. Pulsetti gioca questo pallone all'indietro per Filippini, viene incontro Tavano, si allunga troppo il pallone, poi quasi rimediava servendo in verticale Daniele Vicis, pallone che non è filtrato. Ancora Livorno, ora però Bonetto. Bonetto contro Masucci. Vuole rientrare verso il centro del campo, Bonetto finisce a terra. Aspettato De Marco, poi non ha visto concretizzarsi il vantaggio. Ha concesso il calcio di punizione a Livorno. Bravo qui Bonetto, che nel primo tempo è stato molto prudente, ha spinto solo in un paio di occasioni sulla sinistra, più intraprendente in questo avvio di ripresa. Qui si è preso questo calcio di punizione, attenzione al destro di Loviso. Daniele Vicius, Miglionico, Pulsetti, pronti a saltare. C'è anche Bonetto sul pallone. Destro di Loviso sul secondo palo. Bressan, dopo un rimbalzo del pallone, mette in calcio d'angolo. Pericoloso il destro a giro di Loviso. Non ha rischiato qui Bressan, non era sicuro della traiettoria. Tra l'altro sia Pulsetti sia Perticone vicini alla deviazione sul secondo palo. Ancora Loviso, Miglionico di testa, rete! Il vantaggio! Il vantaggio del Livorno, la gioia di Miglionico, il Livorno che sente profumo di playoff e sente profumo di terzo posto con questo gol. Miglionico fa 1-0. E bacia il bicipite sinistro Miglionico, il sorriso di Spinelli. Gran scelta di tempo sullo stacco perentorio Miglionico, più alto di tutti. La sua schiacciata. Vantaggio del Livorno, Sassuolo 0, Livorno 1. Al 14° della ripresa si sblocca la situazione, il gol di Miglionico, questo è il terzo gol del giocatore uruguaiano in comproprietà tra Piacenza e Sampdoria, probabilmente il più importante in questo momento. Davvero il Livorno ha ipotecato l'accesso ai playoff quando mancheranno al termine di questa partita ancora due giornate. Vediamo se c'è reazione da parte del Sassuolo. Attenzione però, che è piazzata male la squadra di Mandorlini, può approfittarne Bergvold, imbeccato da Loviso. Va Bergvold dentro per Tavano, il controllo col petto, scarica dentro Daniele Vicius, posizione regolare, Daniele Vicius, rete! Ancora il Livorno, 1-2 terrificante del Livorno, doppio vantaggio Daniele Vicius, la firma è la sua sul gol del 2-0. Livorno 2, Sassuolo 0, tutto in un minuto, tutto per la Serie A per il Livorno. Serie A che ora sembra molto più vicina, quantomeno più vicini sono i playoff, più vicino è un playoff da protagonisti, partendo in pole position dalla terza posizione. Il destro di Nalini Vicius, che non ha sbagliato stavolta, aveva fallito nel primo tempo col sinistro, non ha fallito questa volta con il destro nel secondo. Momento terribile per il Sassuolo, in un minuto è tutto precipitato di colpo. Il gol di testa di Miglionico, il terzo gol in questa stagione di Miglionico, e poi è arrivato il secondo di Daniele Vicius, anche per il lituano è il terzo gol, il secondo in questa partita. Naturalmente Miglionico e Daniele Vicius, in un minuto precipita la situazione per il Sassuolo. Ora servirà tanto orgoglio, anche tanta convinzione per la squadra di Mandorlini per riaprirla questa partita. Attenzione al Livorno che riparte però con Pulsetti. Sassuolo spezzato in due tronconi. Attenzione al destro di Daniele Vicius, c'è deviazione da parte di Girelli, non c'è calcio d'angolo perché c'è Bressanna. Ora Mandorlini corre ai ripari, sta dando indicazioni ai suoi. Abbiamo visto Martinetti alzarsi in piedi, potrebbe essere lui il primo cambio. Attenzione al tocco dentro per Salvetti, nessun problema per De Lucia. 1-2 terrificante del Livorno al Braglia, prima di testa Miglionico, poi di piede Daniele Vicius, doppio vantaggio ora, il Livorno che si proietta a quota 65, non può più prendere il Parma per il secondo posto, per la promozione diretta, ma con questa vittoria può blindare il terzo posto, che vuol dire accesso ai playoff e dalla posizione migliore in griglia. Eh sì, è proprio Martinetti il primo cambio della partita e nello specifico del
Sassuolo, fuori Salvetti, dentro Martinetti. Un cambio che potrebbe significare due cose: o il cambio di modulo, attenzione perché De Lucia anche deve abbandonare il campo, leggermente zoppicante, non è certo una scelta tecnica ma un problema fisico il suo, ed entra Mazzoni quindi a difendere i pali della porta. Molto attenta la nostra regia, ci propone subito il problema, sembra alla schiena per De Lucia. Attenzione al tocco dentro, la testa di Zampagna, e subito il primo pallone bloccato da Mazzoni in questo suo secondo tempo. Veramente De Lucia ha preservato per questa finale di stagione, la 40esima presenza, titolare inamovibile in porta per il Livorno. Vediamo se c'è però la reazione del Sassuolo. Zampagna carica il destro, rete, riapre la partita Zampagna, proprio lui l'uomo più rappresentativo che torna al gol, non segnava da oltre un mese. Zampagna riapre la partita, il Sassuolo c'è ancora, c'è Zampagna, c'è il Sassuolo. Sassuolo 1, Livorno 2, il gol numero 11 in questa stagione di Zampagna, che arriva al 18esimo di questo secondo tempo. Controllo e girata con il destro, troppa libertà concessa dal Livorno, bucato Mazzoni appena entrato al posto di De Lucia. L'esultanza del pubblico di casa a infiammare il Braglia, si infiamma anche la panchina di Mandorlini come era inevitabile. Ora il Sassuolo torna a crederci dopo il terribile 1-2 del Livorno, partita riaperta dal destro di Riccardo Zampagna. Momenti difficili sempre presente l'uomo con la maglia numero 99 del Sassuolo. Attenzione al Livorno, cercato Daniele Vicius, trovato però Girelli. Siamo al 19esimo ora di questo secondo tempo. Ancora tanto da giocare, quindi ancora tanto da soffrire per il Livorno per portarsi a casa questi tre punti. Importante per il Sassuolo dal punto di vista emotivo trovare subito il gol che riapre la partita con Zampagna dopo le reti di Miglionico e Daniele Vicius. Fuori Masucci, dentro Pagani. Allora non è un cambio di modulo quello del Sassuolo, può rimanere un 4-3-3. Dentro Pagani che può scalare a centrocampo. Ricordo che Martinetti invece è entrato al posto di Salvetti. Zampagna lavora questo pallone, provato ad aprire sulla destra per Polli, sulla sua verticale c'è Noselli, tiene palla Polli, va centralmente, corto il tocco, in qualche modo comunque palla verso destra, Consolini, la girata al volo proprio di Martinetti. È ampiamente in partita il Sassuolo, il gol di Zampagna, ora l'occasione per Martinetti. Si scalda il pubblico del Braglia, può essere un secondo tempo ancora più bello da qui alla fine. 2-1 per il Livorno. Sassuolo dentro la partita però. Loviso fa girare per Bergvold, sta per entrare Galante intanto per il Livorno. Bergvold si ferma, si appoggia a Tavano. Tocco dentro per Puzzetti, Tavano lascia scorrere, non controlla questo pallone Bonetto. Sta per cambiare completamente volto alla difesa il Livorno con il doppio cambio di Acori, perché entra anche Rosi, quindi cambierà completamente volto la difesa del Livorno in questo finale del secondo tempo. Vedete qui Bonetto mettere fuori il pallone proprio per permettere il doppio cambio al suo allenatore. Fuori Miglionico che ha un evidente problema fisico, problema muscolare, probabilmente anche dalla mimica si capisce. Al posto di Miglionico va Galante. Rosi invece entra al posto di Puzzetti, anche lui leggermente zoppicante,
Quindi Rosi andrà a destra ma a centrocampo, almeno inizialmente, non in difesa, quindi non si può parlare di vera e propria rivoluzione per la difesa del Livorno, anche se Mazzoni è in porta al posto di De Lucia. Tre cambi, tutti per problemi fisici nel Livorno, problemi fisici che hanno fatto fuori prima De Lucia, poi Pulsetti, come abbiamo visto anche Miglionico, proprio l'autore Miglionico del gol del vantaggio. Miglionico e Danile Vicius, i marcatori per il Livorno, poi al 18° della ripresa il gol di Zampagna che ha riaperto la partita. Danile Vicius troppo lungo, il tocco per Tavano, allora Anselmi, poi pensa Alfini, viene contro il pallone Zampagna, posizione irregolare, c'è il guardaline, fuori gioco evidentemente di rientro di Riccardo Zampagna. Non protesta più di tanto, si chiarisce a distanza con De Marco. Zampagna con il suo gol numero 11 in questa stagione ha riaperto la partita. Gol numero 11 in 34 partite, aveva segnato solo due volte dopo la sosta invernale Zampagna. È un po' in calo la sua media realizzativa, non segnava dal 4 aprile scorso quando segnò sul campo del Cittadella. Oltre un mese d'assenza dal gol, oltre un mese d'astinenza per Zampagna, poi ha trovato questo gol che è anche il suo gol numero 78 in Serie B, numero 106 tra Serie A e Serie B, lui che ha segnato anche 28 gol in Serie A. Forse non poteva che essere sua la firma sul gol che riapre la partita per il Sassuolo dopo l'1-2 del Livorno. Il Livorno che ora sta pensando soprattutto a ridisegnarsi in campo dopo il triplice cambio. Attenzione, proprio palla per Zampagna che non approfitta qui di un'incertezza di Terranova. Tocca soltanto a Zampagna, palla che gli schizza in fallo di fondo. Non impeccabile qui Terranova sul pallone dentro. Non è approfittato per poco Zampagna. Dicevamo dei problemi fisici che hanno costretto a tre cambi a Cori. Non solo quello del portiere ma anche quello di Galante che ora fa coppia al centro della difesa con Terranova al posto dell'infortunato Miglionico, e poi Rosi che invece a centrocampo gioca a destra al posto di Pulsetti. Zampagna poi addomestica il pallone, lo smorbido cercare ancora Zampagna di testa, il tocco dentro, Galante a chiudere, grande occasione per il Sassuolo, c'era Noselli in posizione regolare sul secondo palo, sarebbe stato 2-2 lì sulla sponda di testa di Zampagna. Tante emozioni in questo secondo tempo, anche al di là dei tre gol. Che partita a Modena. Attenzione con i pugni, qui Mazzoni non rischia la presa. Poi Noselli a duello con Bergvold, Noselli protegge il pallone. Si prende il calcio d'angolo, lo batte ancora Pagani dalla bandierina. Destro a giro, Mazzoni. Bravo qui a farsi rispettare in area. Era piccola a fare suo questo pallone. Siamo al 25° di questo splendido secondo tempo, sempre 2-1 per il Livorno, partita tutta da seguire. Girelli messo palla a terra, aperto su Poli, sovrappone con Solini, tocco dentro per Noselli, troppo lungo il pallone per lui, Galante lascia a Mazzoni. È stato triplo cambio quello del Livorno, anche se obbligato. Qui il tocco dentro sbagliato da Poli, Zampagna si lamenta, voleva il pallone alto, era in profondità. Attenzione a Rosi, larga a destra, la sua falcata, Alex Romanista raddoppiato anche da Pensalfini, prova ad andare in mezzo ai due giocatori del Sassuolo. L'altro era Bastrini, pallone allontanato, Loviso in tre tempi lavora questo pallone, lo tiene vivo per il Livorno. Può salire Bonetto, Tavano prova a accelerare, va dentro Girelli, gli chiude la porta in faccia. Allora Zampagna, ricevuto da Pagani, va Zampagna, azione insistita, il tocco profondo, troppo su Galante e poco su Noselli che era molto più largo sulla destra. Bonetto, metri di campo per lui, non affonda, Loviso, Filippini,
Si ricomincia sulla sinistra, si ricomincia da Bonetto. Attenzione al movimento di Daniele Vicius. Serie di finte di Bonetto. Dentro Filippini. In verticale, troppo lungo per Tavano. Nessun problema per Bressan. Falcata di Bastrini, viene incontro al pallone Martinetti, ha avuto un'occasione appena entrato in campo praticamente. Attenzione, cross di Pagani, Zampagna di testa, miracolo di Mazzoni, ma c'era fuori gioco sul colpo di testa di Riccardo Zampagna. La parata comunque Mazzoni l'aveva fatta, e anche il colpo di testa Zampagna l'aveva fatto, ma era in posizione irregolare come con grande tempestività. Sottolinea anche la nostra regia, grazie a questo replay. Era effettivamente davanti a tutti Riccardo Zampagna. Sassuolo però ci crede dopo il gol dell'1-2. Sassuolo che cerca il gol del 2-2. Livorno che di rimessa cerca quello che chiuderebbe la partita. Consolini, azione insistita la sua, Perticone ha spazzato via. Daniele Vicius mette a terra questo pallone, può giocarlo, poi con il tacco non riesce ad andare via su Poli. L'ultimo a toccare è proprio l'ex giocatore della Sampdoria, rimessa laterale per il Livorno tra le proteste del pubblico di casa. Protesta anche Mandorlini, allora Gaglione, il quarto uomo, cerca di calmarlo. Sono abbastanza al limite qui. Comunque Loviso apre sulla destra per Rosi, il pallone un po' arretrato. Rosi rischia qualcosa su Pagani, fischio contro il numero 8 del Sassuolo. Considerata in gioco pericoloso la sua entrata, calcio di punizione per il Livorno, può rifiatare ora la squadra di Acori che sta soffrendo dopo il ritorno di fiamma del Sassuolo. Bonetto, Perticone scusate, Pagani in verticale, accelera Martinetti, Martinetti contro Perticone, finisce a terra Martinetti, non c'è nulla di cui parlare, né fallo né simulazione. Fatto bene De Marco a lasciar proseguire. Ora Bonetto, qui rischia Loviso il colpo di testa, il break di Consolini con il destro, con i pugni, allora Mazzoni non rischia la presa, mette fuori e fa bene. Poi Rosi contro Zampagna, si rialza per primo Zampagna, il suo cross pronto in mezzo, in scivolata arpione questo pallone, Perticone rischiando qualcosa, mette in movimento Terranova. In verticale per Daniele Vicius, a duellare con Anselmi. Che partita al Braglia, 2-1 Livorno, partita tutta da giocare. Filippini alla meglio su di lui, Pensalfini, rimessa con le mani, già effettuata. Poli all'indietro per Girelli, sale lui, nell'incontro Martinetti, la protezione del pallone dell'ex giocatore dell'Arezzo, prova ad andare via, intervento su di lui di Galante, c'è calcio di punizione per il Sassuolo. Ora ogni giocata sembra pericolosa in questa fase dell'incontro. Dentro la partita il Sassuolo anche di testa ora dopo il gol di Zampagna. Sempre la cosa giusta ora la squadra di Mandorlini, soffre il Livorno eppure si era portato sul 2-0 grazie ai gol di Miglionico e Daniele Vicius. Anche una serie di infortuni a costringere Acori a cambiare il suo Livorno. Di certo il merito soprattutto del Sassuolo che sul 2-0 non si è dato per vinto. Dopo il gol di Zampagna ha avuto anche un'occasione con Martinetti, ma in generale la sensazione di essere in partita. Zampagna col destro battezzata fuori la traiettoria da Mazzoni, non ha neppure provato il tuffo. Rimessa dal fondo allora per il Livorno, sempre in vantaggio per 2-1 quando siamo al 31esimo della ripresa, 14 più recupera al termine. I tre punti porterebbero il Livorno a quota 65, consentirebbero alla squadra di Acori di ipotecare il terzo posto in classifica. Porterebbero invece in difficoltà e come il Sassuolo questa sconfitta nella protezione del sesto posto. Intanto Mazzoni sicuro qui sul cross di Consolini, Filippini rischia qualcosa con il primo controllo, poi Bergvold, Daniele Vicius, largo a sinistra c'è Tavano, aspetta questo pallone Tavano, quello che arriva, ricomincia da Loviso, dice giocala Acori, dice rimani a Bonetto, bastano due lì sulla sinistra, Tavano e Bergvold,
L'azione però non si concretizza. Buona chiusura difensiva di Poli. Pensa al Fini. Riceve Pagani in verticale per Zampagna. Quasi da trequartista ora Zampagna. Centravanti arretrato, diciamo così, prova ad andare via in slalom. Attenzione Pagani, fuori gioco. Da rivedere questa azione sull'ultimo tocco di Zampagna. È stato visto in fuori gioco Pagani da De Santis, il primo assistente di De Marco. Non siamo perfettamente allineati per poter giudicare da lì. Hanno protestato quelli del Sassuolo, non ha avuto dubbi però De Santis a giudicare in posizione irregolare Pagani. Detto però comunque che ancora una volta Mazzoni, come prima sul colpo di testa di Zampagna, malgrado la segnalazione di fuori gioco, era intervenuto bene e ha chiuso bene lo specchio della porta. Ancora con la bandierina alzata De Santis, avete visto anche inquadrato dalla nostra regia, sta diventando il protagonista di questi frangenti di gara, sempre sul filo del fuorigioco i giocatori del Sassuolo. Sta per entrare Fusani intanto per la squadra di Mandorlini, forze fresche allora a centrocampo per i neroverdi. Tavano intanto, Bergvold, sale Bonetto, Bonetto contro Consolini, Filippini, cross col sinistro più che un tiro, voleva andare a giro col sinistro sul secondo palo dove c'era Daniele Vicius, la palla non ha girato come avrebbe voluto. Bastrini, lungolinea, Pagani, lavora bene questo pallone, il tocco dentro, Noselli, carica al destro Noselli, c'è deviazione, c'è Mazzoni poi per il Livorno. Eh sì, un po' in sofferenza ora il Livorno, anche se poi quando riesce a distendersi con Tavano e Daniele Vicius può essere pericolosa la squadra di Acori, ma grande pressione ora del Sassuolo. Noselli si gira, protegge bene il pallone, accelera, palla sul sinistro in diagonale, rete! Noselli 2-2, tutto in parità al Braglia. Che spettacolo nel secondo tempo, 34 sul cronometro, di nuovo parità, ancora in gol Noselli al sesto gol consecutivo nelle ultime 6 partite disputate. Che momento per Noselli. Rivediamo il suo lavoro egregio col sinistro, si è portato avanti il pallone, gli ha concesso l'angolo però Terranova. Noselli non ci ha pensato due volte, è insaccato col sinistro sul palo lontano, 2-2, doppio vantaggio per il Livorno. Poi Zampagna e Noselli, i due uomini gol più importanti di Mandorlini, ed è di nuovo parità al minuto numero 80 di questo splendido Sassuolo Livorno. Pensa al fine, riconquista il pallone, poi lo perde sull'arrivo di Tavano. Loviso, Filippini, ancora Tavano, che partita, 4 gol nel secondo tempo, doppio vantaggio per il Livorno. Ma poi prima Zampagna al 17esimo, poi al 34esimo Noselli hanno rimesso la situazione in equilibrio per il Sassuolo. Che momento quello della stagione di Noselli, davvero un momento di forma incredibile il suo, ha segnato in tutte le ultime 6 partite in cui ha giocato, è arrivato a quota numero a quota 14 gol, tra l'altro era già questo il suo record di gol segnati in una sola stagione nella sua carriera, ovviamente l'ha ulteriormente ritoccato Alessandro Noselli, classe 80, protagonista assoluto in questa fase del campionato del Sassuolo. Oggi un gol insieme a Zampagna. Una grande atmosfera al Braglia. Il pubblico di casa crede addirittura all'impresa. Ora che siamo sul 2-2. Vediamo come reagisce, se lo fa il Livorno. Bergvold dentro, Daniele Vicius, Girelli su di lui, Daniele Vicius tiene vivo il pallone, Bonetto, il cross pronto col sinistro verso Tavano, gran controllo con il petto, poi due volte con il destro a toccare il pallone, l'apertura sulla destra per Rosi, Rosi che punta Bastrini, poi Filippini, il cross in mezzo per Daniele Vicius, Girelli allontanato. Che partita a Modena, 2-2, dopo essersi fatto raggiungere, ora di nuovo il Livorno in attacco. Fusani sta per entrare in campo per il Sassuolo. Il gioco non viene interrotto perché c'è grande
fluidità di manovra da una parte e dall'altra. Ancora Livorno, ora Daniele Vicius, la sponda con il petto per Filippini. Si fa vedere Bergvold, il cambio di lato sulla sinistra per Bonetto. Controllo di petto, mette palla a terra. Cussolini, grande scelta di tempo. Palla in fallo laterale, allora può finalmente entrare Fusani per il Sassuolo. Abbandona il terreno di gioco Poli. Eccolo inquadrato l'ex sampdoriano, schierato in un ruolo poi non propriamente abituale per lui. Ha giocato da centrale dei tre di centrocampo per larghi tratti della partita, poi era scalata a destra con Pensalfini in mezzo. Ora c'è Fusani sul centro destra, Pensalfini in mezzo, Pagani sul centro sinistra. Questo il nuovo volto del centrocampo del Sassuolo, con Noselli, Martinetti e Zampagna a comporre il tridente offensivo. Squadra ora sbilanciata, quella di Mandorlini, che è in campo, tre punte pure più Pagani, che è un centrocampista dalle chiare attitudini offensive. Da destra ora Livorno con Rosi, Filippini, il cross prolunga di testa del Levicius. Tavano tiene vivo questo pallone, aspetta l'arrivo di Bonetto, sposta il pallone con il destro, vuole il cambio di lato per Rosi, la testa di Bastrini prolunga la traiettoria, in fallo laterale in zona d'attacco per il Livorno. 83esimo di questa partita, 7 più recupero al termine, 2-2, due volte in vantaggio il Livorno, due volte in gol, doppio vantaggio. Miglionico prima, Daniele Vicius poi, e poi la risposta del Sassuolo con Zampagna e Noselli. Il tifo del pubblico di casa, Livorno però che attacca, Tavano, Rosi, Filippini col destro di prima intenzione a cercare Daniele Vicius, il pallone è un po' troppo lungo, trova anche l'opposizione regolare comunque di Girelli, il centravanti lituano. Fusani appena entrato ha giocato il suo primo pallone, poi Noselli all'indietro per Consolini. Girelli trattene palla il Sassuolo, non vuole rischiare la ripartenza veloce del Livorno. Pensalfini viene contro al pallone, grande calma ora il palleggio della squadra di Mandorlini, grande intensità invece sullo 0-2 e sull'1-2 per rimettere in equilibrio la partita. Bonetto alza il pallone, poi col sinistro prova a allontanare, non lo fa benissimo, rimedia comunque Filippini per i suoi. Bergvold, Daniele Vicius, ancora Bonetto, viene incontro al pallone Loviso, serve Tavano, tocco dentro per Bergvold, ancora Loviso, attacco vivo per il Livorno. Bergvold, Tavano può girarsi fronte alla porta e puntare, poi col destro quasi senza caricare improvvisamente ha provato a sorprendere Bressan, non ha trovato il bersaglio. 2-2 quando siamo quasi al 40esimo scoccato, siamo nel 40esimo minuto comunque di questo Sassuolo Livorno che ci ha regalato tantissime emozioni, 4 gol, tante occasioni da una parte e dall'altra, ci ha regalato quello che ci aspettavamo da due squadre che non avevano forse nessun motivo di giocare per il punto, per il pareggio in questa partita. Poi potrebbe finire proprio in parità, ma di certo non perché le due squadre si siano risparmiate, si siano accontentate. Consolini col sinistro di testa, Noselli prolunga verso Martinetti, la chiusura di Terranova, poi Galante, allora Bonetto col sinistro verso Daniele Vicius, l'ennesimo duello con Girelli. Tavano prova a tenere vivo questo pallone, lo fa molto bene Tavano qui. Bergvold, corto il tocco per il danese, ancora Girelli, allora Anselmi. Pagani si propone sulla sinistra, Bastrini porta palla, scambia però con Martinetti, poi dentro per Pensalfino, verticale per Zampagna. Ora buona circolazione del pallone da parte del Sassuolo, in difficoltà il Livorno che non riesce a intervenire su questo pallone. 4 più recupero al termine. Anselmi, un incontro Pensalfini, quasi una melina quella del Sassuolo, preferisce tenersi il possesso palla,
per non rischiare nulla sulle ripartenze eventuali del Livorno. Zampagna riceve questo pallone, apre sulla destra, cercava Moselli, controllo con il petto di Bonetto, dice De Marco che non ha avuto dubbi, volevano fallo di mani i tifosi di casa. Proprio Bonetto si propone sulla sinistra, poi trova il varco chiuso da Fusani, allora si appoggia a Bergvold. Filippini dentro per Daniele Vicius, ancora Bergvold, ancora Filippini, carica il destro Filippini, altissimo il pallone, mai pericolosa la sua conclusione. Qui rivediamo, ah sì, forse aveva visto bene il pubblico di casa, forse la mano sinistra di Bonetto era da sanzionare, a meno che poi l'arbitro non abbia valutato come involontario il controllo, e evidentemente congruo il movimento della mano sinistra, è andato comunque per controllare il pallone con il petto. Nulla di fatto, comunque il Sassuolo continua a gestire il possesso palla, non affonda il pressing Livorno, allora la circolazione del pallone dei neroverdi è abbastanza agevole. Consolini, un incontro Martinetti, eccolo servito. Fusani per Zampagna, di prima per Martinetti, poi un malinteso con Consolini che poi rimedia, tiene in campo il pallone. Martinetti ancora, sovrappone Consolini, dentro per Zampagna, un incontro anche Noselli centralmente. Zampagna si appoggia su Fusani, che addirittura ricomincia ad Anselmi, non gradisce il pubblico, non gradisce il retropassaggio di Fusani. Ora si riprova il Sassuolo però. Zampagna protegge il pallone, Filippini su di lui, morbido il cross di Zampagna, ma troppo lungo sia per Martinetti che per Noselli, nulla di fatto. Un minuto e mezzo più recupero al termine, 2-2 tra Livorno e Sassuolo. Il pareggio che forse poi alla fine potrebbe lasciare comunque immutati, perseguibili, far rimanere perseguibili gli obiettivi, obiettivo playoff a entrambe le squadre. Certo però poi bisogna fare i conti con i risultati degli altri. Attenzione a Filippini, suo cross sul secondo palo per Tavano di testa, la palla resta lì, non era una vera e propria conclusione. Comunque Bressan, poi c'era anche Bergvold sul secondo palo, poteva essere pericolosa questa azione per il Livorno. Intanto netta la posizione irregolare qui di Noselli sulla verticalizzazione di Fusani, davvero nessun dubbio. Calcio di punizione per il Livorno, chiesto a Noselli di accorciare la squadra, di non andare troppo in profondità a Mandrellini, l'avete sentito forse. Attenzione a Bergvold, avanzare centralmente, Filippini controlla il pallone, forse anche tentata dall'ipotesi del tiro, poi allarga su Tavano, morbido Tavano, dentro per Daniele Vicius, ha chiuso bene Girelli, la testa di Loviso, poi Pensalfini, può ripartire il Sassuolo, rimasto toccato duro a terra Loviso, il gioco interrotto, non c'era punizione ma il gioco è fermo. 3 minuti di recupero, segnala Gaglione che è il quarto uomo di questa partita, si gioca fino al 48esimo. Parma intanto continua a vincere per 2-0. Ah, 2-2, mi comunicano dal coordinamento, dalla regia, 2-2. Questo di fatto poi è un risultato che non cambia nulla per il Parma. Il Parma avrebbe festeggiato comunque in caso di pareggio oggi pomeriggio sul campo del Cittadella, ma avrebbe festeggiato e quindi in questo momento festeggerebbe comunque in caso di mancata vittoria del Livorno. Quindi assolutamente non è in dubbio in questo momento la promozione matematica, aritmetica del Parma in questa terz'ultima giornata del campionato di B. Intanto i risultati che più interessano al Sassuolo e anche al Livorno sono quelli che arrivano da Trieste, dove la Triestina sta vincendo 1-0 sull'Ancona. Ora la Triestina andrebbe 59 punti a un solo punto dal Sassuolo, quindi un risultato che sposta di molto gli equilibri del campionato, importante per il Sassuolo anche
la sconfitta dell'Empoli al momento sul campo del Mantova, questo vuol dire che il Sassuolo è a 60 punti in questo momento, grazie a questo punto prezioso trovato in rimonta, almeno fin qui raggiunge appunto a 60 punti l'Empoli in classifica. Attenzione a Consolini che qui non rischia dopo il mancato controllo di Dellevicius, fuori gioco ancora una volta per il Sassuolo, stavolta per Zampagna, calcio di punizione in favore del Livorno. Dicevamo della sconfitta della vittoria della Triestina, della sconfitta dell'Empoli, sono due risultati sicuramente più interessanti in chiave playoff per le due squadre. Interessante in un certo senso anche la sconfitta in casa dell'Albino Leff, 1-2 sul campo con il Rimini sul suo campo. Livorno che quindi nel prossimo turno si troverà di fronte un Albino Leff forse non motivatissimo. Attenzione al sinistro di Bonetto, Danilevicius tocca, poi la palla torna lì sul piede, rete di piede Danilevicius, beffato il Sassuolo a tempo scaduto. Livorno 3, Sassuolo 2, doppietta di Danilevicius, quarto gol in stagione, quello forse più importante, quello che potrebbe dare il terzo posto a Livorno in questo campionato. Che beffa per il Sassuolo, che beffa per il Sassuolo. Azione che sembrava finita dopo il tentativo di colpo di testa di Danilevicius, il pallone è tornato però sui piedi del lituano che in scivolata quasi in contemporanea con Anselmi ha toccato per ultimo però con il sinistro. Gol pesantissimo, Sassuolo 2 Livorno 3, partita incredibile, partita che ricalca lo schema della partita d'andata, sembra davvero un incubo per il Sassuolo, doppio vantaggio per il Livorno, poi 2-2 e poi a tempo scaduto all'andata segnò Tavano, questa volta ha segnato Danilevicius, finisce qui doppietta di Danilevicius, 3-2 per il Livorno, una beffa enorme per il Sassuolo, davvero tanta amarezza per la squadra di casa, tanta gioia per il Livorno che con questa vittoria va a quota 65 punti, si conferma squadra sull'altalena nell'ultimo mese, 3 vittorie nelle ultime 3 trasferte, 2 sconfitte nelle ultime 2 partite giocate in casa per la squadra di Acori, 3 punti d'oro per il Livorno che cancellano le polemiche di una settimana difficile dove c'era stata anche una contestazione da parte dei tifosi. Livorno che va a quota 65, il Sassuolo fermo a quota 59, manca dunque l'aggancio all'Empoli e invece si fa agganciare, si farebbe agganciare dalla Triestina nel caso il punteggio di Trieste rimanesse così fino alla fine, con la Triestina che vince 1-0 sull'Ancona, una beffa micidiale questa nel finale di partita per il Sassuolo. Andiamolo allora a rivivere le emozioni di questa partita, questo è il gol di Miglionico, il gol del vantaggio del Livorno, 5 gol tutti nella ripresa, Miglionico che poi si infortunerà, sarà costretto a abbandonare il terreno di gioco, ma qui di testa ha messo dentro un gol bellissimo e pesante, il suo terzo gol in questa stagione, dopo il gol dell'uruguaiano è arrivato invece il gol di Danilevicius qui a mettere dentro sullo splendido assist di Ciccio Tavano, terzo gol in questa stagione anche per Danilevicius, grande finta di Tavano che finta il tiro e poi col destro manda in gol Danilevicius, qui siamo sul 2-0 per il Livorno come all'andata, qui il Sassuolo si aggrappa all'orgoglio del suo uomo forse più rappresentativo, il gol di Zampagna che fa 1-2 qui e riapre la partita, lo vediamo, tocco di Pensalfini quasi surplus, va via anche a Filippini, gira con il destro, bucato Mazzoni che nel frattempo era subentrato l'infortunato De Lucia per il Livorno, 2-1 per il Livorno, ma Sassuolo che attacca qui quasi a testa bassa, guardate qui azione insistita di Noselli, diagonale e rete, 2-2, esulta il pubblico del Braglia, sesto gol nelle ultime 6 partite giocate da Noselli, questo è il suo gol numero 14 in questa stagione, 2-2, sarebbe un punto d'oro, un punto preziosissimo per la corsa ai playoff del Sassuolo, ma nel finale arriva la beffa, prima di testa tocca Danilevicius, bravo a sfruttare poi la carambola sfortunatissima, il tocco involontario di Bastrini che diventa assist, lo rivediamo qui, mancato controllo di Bastrini che diventa assist come dicevamo per Danilevicius, poi Rapace più veloce di tutti, in particolare bravo ad anticipare Anselmi, 3-2 per il Livorno, 3 punti d'oro per il Livorno come all'andata anche la successione delle marcature, doppio vantaggio per il Livorno, poi il 2-2 con la reazione del Sassuolo nel finale a tempo scaduto all'andata, il gol decisivo fu di Tavano, stavolta
porta la firma di Daniele Vici sul suo quarto gol in questa stagione, un risultato che porta il Livorno a quota 65 punti, al momento a più 4 sul Brescia, Brescia che giocherà lunedì nel posticipo di questa giornata contro il Grosseto. In attesa di quel momento il Livorno sembra davvero blindare il terzo posto, il Parma, ma questo forse davvero non era in dubbio, è in Serie A, finita 2-2 sul campo del Cittadella. Vista la vittoria del Livorno, a quel punto sì, era necessario che il Parma facesse almeno un punto per essere aritmeticamente certo della promozione in Serie A. Così è stato, il Livorno ha vinto, ma il Parma ha pareggiato, quindi è il giorno della festa a Parma. Finisce però, attenzione, questo è un risultato importantissimo, 1-1 tra Mantova ed Empoli, con il gol dell'Empoli nel finale, quindi l'Empoli guadagna addirittura un punto sul Sassuolo, va a quota 61 contro i 59 del Sassuolo. A 59 è arrivata, arriverebbe se fosse confermato l'1-0 della Triestina fino alla fine sull'Ancona, quindi Sassuolo raggiunto dalla Triestina, e Grosseto a quota 57 fermo come il Brescia, visto che Grosseto e Brescia si affronteranno nel posticipo di questa 40esima giornata, nel posticipo serale di lunedì, naturalmente in diretta su Sky Sport. È una Serie B bellissima in questo finale, davvero spettacolare, incandescente ormai, soprattutto nella zona playoff. Ora la classifica dice Livorno 65, Brescia ed Empoli 61, Sassuolo e Triestina 59, Grosseto 57, tutte ancora in corsa. Il Brescia giocherà appunto, come dicevamo, il posticipo contro il Grosseto, e poi nella prossima giornata, la 41esima di questo campionato di B, sarà proprio l'avversario sul suo campo a Brescia del Sassuolo, che deve andare lì assolutamente a fare punti, o almeno provare a farlo dopo la bruciante sconfitta di questo pomeriggio contro il Livorno. Livorno che invece riceve l'Albino Leffe e può dare un altro colpo alla sua classifica, un altro passo che può essere compiuto verso il raggiungimento del terzo posto per la squadra di Acori, che dà diritto naturalmente al posto più importante, al posto in pole position per la griglia dei playoff. È stata una grandissima partita, un primo tempo sicuramente di un certo livello, valido, ma poi un secondo tempo spettacolare con 5 gol, l'ultimo a tempo scaduto, che porta la firma di Daniele Vicius, che regala i 3 punti, la vittoria al Livorno, 3-2 per il Livorno sul Sassuolo. Come all'andata è stato uno spettacolo a Modena, è stato un piacere potervi raccontare questa partita. Un saluto e un ringraziamento da Paolo Ciarravano, alla prossima.